Ciao a tutti amici di Rincast e benvenuti a questo episodio extra speciale intitolato I viaggi del Gazzo. Come avevo anticipato nell'ultimo episodio regolare, ho passato dicembre a viaggiare in giro per il mondo, e questo è un po' una continuazione spirituale dei due episodi che abbiamo fatto sul Giappone. Visiterò tre paesi: Singapore, Nuova Zelanda e poi il Giappone nuovamente, solamente Tokyo questa volta perché ci siamo rimasti per poco. Ecco, questo non è un episodio normale di Rincast. Se questo per qualche motivo è il primo episodio che ascoltate, questo non è quello che Rincast generalmente tratta. Quindi prendetelo con le pinze, è un episodio extra, è appunto fatto per rendervi partecipi delle mie avventure e disavventure durante la vacanza. Spero che sia divertente. Io ho provato a registrare ogni giorno delle cose che succedevano. Insomma, se non lo è, sti cazzi, anche se ormai l'ho fatto e quindi ve lo ascoltate. Questo è tutto. I clip sono divisi per giorni, più o meno dovreste riuscire a seguire cosa succede. Se poi volete seguirci cioè seguirmi sulla mappa, seguirci me e mia moglie sulla mappa, nomino anche i posti che visitiamo, eccetera. Nel blog di Rincast cercherò di mettere anche qualche foto esplicativa così potete anche capire esattamente dove e come ci siamo ritrovati. Quindi cercate su www.rincast.it il post relativo a questo episodio e magari troverete anche qualche immagine. Questo è quanto, andiamo con il resoconto di questo mese di vacanza. Ciao amici da casa, questo è il primo messaggio di questa nuova versione di Rincast Extra che ho deciso di intitolare Viaggi del Gazzo. Allora, è il 30 novembre e sono in fase di impacchettamento per insomma, questo viaggio di cui vi dicevo. Visiterò la Nuova Zelanda con mia moglie Iane, che chiamerò Iane da ora in poi, non starò lì a ripetervi ogni volta che è mia moglie, ve la ricorderete, quella della sigla di Casa Gazzu, era con me in Giappone all'epoca del primo Rincast Extra, all'epoca ovviamente era la mia ragazza, però insomma siamo sempre lì. E niente, ho deciso di registrare un po' l'esperienza, non so se sarà divertente, io intanto registro, poi se fa schifo semplicemente non lo pubblico. Allora, cosa dirvi? Dicevo, andremo in Nuova Zelanda per un mese, però nel frattempo ci fermeremo, siccome è un viaggio lunghissimo, sono più, quasi 24 ore di aereo, anzi, mi credo che siano 22 ore d'aereo filate per arrivare dritti, non è neanche possibile arrivare dritti, quindi faremo una pausa a Singapore di un paio di giorni, passando per la Germania e poi tornando ci fermeremo a Tokyo, la nostra amata Tokyo, dove avendo un solo giorno disponibile, penso ci fermeremo a Akihabara a comprare stronzate e lì sarà il culmine della nostra vacanza, anche la parte più geek di tutta l'avventura. Se riesco, incontrerò di nuovo Ito 10 anni dopo, anzi, no, non è 10 anni dopo, però un sacco di anni dopo, il secondo speciale sul Giappone, quello che abbiamo fatto con Vito Iuvara, eccetera. Ito era il cuoco famoso, non so se ve lo ricordate. Comunque, mi sto accordando per vederci. Sarà lì l'ultimo giorno in cui siamo lì noi, quindi sarà un po' un casino beccarci, però ci proviamo, ecco, facciamo così. Niente, allora, cosa dirvi per oggi? Oggi, niente, stiamo appunto impacchettando. Iane ha ridotto la casa come se fosse esplosa una granata, ci sono vestiti per terra, pacchi ancora da fare, casini, poi lei è andata a lavorare, io non avendo un cazzo da fare. Sono a casa a fare le ultime, a svuotare la spazzatura e cose del genere. Oggi sono andato a comprarmi del sapone di Marsiglia perché in qualche modo dovremmo lavarci i vestiti in viaggio e non ho trovato di meglio, onestamente non so come cazzo fare. Mi risulta tra l'altro che il sapone di Marsiglia si possa utilizzare anche per fare delle bombe, quindi nel caso lo utilizzeremo in quel modo. Questo credo di averlo imparato guardando Fight Club. Ecco, una cosa importante. Ieri sono andato a comprarmi l'Imodium, giusto in caso possano esserci dei problemi durante il viaggio. Questo è quanto, partiamo domani mattina alle 5:30-6, perché l'aereo è presto, e niente, poi vi aggiornerò durante il viaggio, quindi spero che vi piaccia e spero che sia divertente, che succedano delle cose interessanti, che insomma nel nostro viaggio
si possa incontrare qualcuno che diventi una nuova icona di Rincast. Primo dicembre, siamo in attesa di salire sull'aereo che ci porterà a Francoforte. Sono qui con Iane. Ciao Iane. Ciao. E niente, oggi il dramma questa mattina è stato l'avere un termosifone vicino ai vestiti che potrebbe incendiare la casa mentre siamo via, e quindi niente, abbiamo svuotato l'armadio, no, svuotato il ripostiglio di tutti i vestiti buttati tutti in giro per la casa per evitare appunto un incendio, visto che non riuscivamo a spegnere il termosifone. A Francoforte poi cambieremo per andare a Singapore, sono 10 ore di volo, 10-11, non so, una roba del genere, e arriveremo nuovamente a Singapore alle 6 di mattina di, non so se è ancora il 1 dicembre o il 2 dicembre, penso sarà il 2 dicembre. Questo è quanto per il momento. Cari amici Rincast, è la mattina del 2 dicembre, siamo appena arrivati a Singapore. Ci ha portato in taxi dall'aeroporto un simpatico ometto che parlava un inglese assolutamente incomprensibile. Ho dovuto più volte fingere di capire di che cazzo stesse parlando. Continuava a dirci di andare a mangiare in dei posti impronunciabili che non ci ricorderemo mai. Ecco, siamo arrivati all'hotel che si chiama Wang's Hotel. È molto bello e tra l'altro ha praticamente una parete completamente trasparente, il che vuol dire che io dalla mia doccia nudo posso osservare i palazzi che vengono eretti di fronte a me. È tutto molto bello, e dal parco, chi passeggia per il parco può vedermi mentre mi faccio la doccia, e anche quello sicuramente sarà uno spettacolo meraviglioso per gli abitanti di Singapore. In questo momento voglio solo andare a letto a dormire, però sono le 8 di mattina, non so se è la cosa migliore da fare, quindi valuterò cosa fare il resto della giornata. Ciao amici Rincast, sempre 2 dicembre sera, stiamo camminando sul lungo fiume del fiume che attraversa Singapore, che non ho assolutamente idea di come si chiami. Ci siamo appena fermati in un ottimo ristorante italiano tipico di Singapore. Come potete sentire, sta piovendo, perché abbiamo scoperto che a Singapore arriva la pioggia e hai circa 3 secondi prima di accorgertene, e poi viene giù come Dio la mandasse. Ecco, potete sentire, cioè un secondo fa non c'era sta pioggia. Quindi adesso cercheremo di andare a nasconderci sotto una grondaia. Comunque volevo dire che siamo andati a Chinatown, una vecchia ha cercato di ucciderci con il suo scooter da vecchia, e niente, poi ve lo racconto dopo quando finisce di piovere. Allora, siamo riusciti a sfuggire alla pioggia. Quello che volevo dire era, niente, siamo riusciti anche a vedere un po', fare un giro dei ristoranti. Ovviamente c'è un ristorante ogni 3 metri, quindi c'è più o meno di tutto. È un mix fra cinese, indiano e coreano, hanno anche della roba thai, quindi un po' tutta l'Asia insieme, ecco, amichevolmente. Però comunque, specialità cinesi, per esempio, ci sono degli ottimi organi di maiale fritti e roba così. Quindi bisogna andare un po' a caso. Noi oggi ci siamo accontentati di un semplice tipo riso alla cantonese per andare sul sicuro. Adesso siamo venuti a vedere da lontano, perché costa troppo, il Marina Bay, che sono questi 3 palazzi su cui hanno costruito una nave e ce l'ha messa sopra, e vicino c'è una ruota panoramica e un'altra roba a forma di fiore gigantesca, che non so cosa sia, credo sia un altro hotel, e c'è, ci sono proprio delle frotte di persone che dall'altra parte del corso d'acqua che separa sti palazzi da dove siamo noi adesso fa foto ai palazzi, essendo come noi dei poveracci che non possono permettersi di andare lì. Dicembre 3, oggi andiamo a visitare Little India. Ieri siamo stati a Chinatown, oggi Little India. Gli indiani, che sembrano far essere più o meno un terzo della popolazione qui a Singapore, forse un po' meno,
vengono utilizzati principalmente nei lavori di costruzione e trattati più o meno come vengono trattati in tutto il resto del mondo. Sembra che appunto siano un po' la bassa manovalanza, eccetera. Una cosa divertente che volevo dire è che fra le varie cose che sono proibite da fare negli hotel, nelle stazioni, eccetera, c'è ovviamente non si può fumare, non si può mangiare tipo l'hamburger in metro, cose del genere, ma poi c'è un cartello specifico per un frutto che si chiama durian, che è una specie di mango con le spine, che è proibito da comprare, è proibito mangiarlo per strada, beh, perché ci siamo domandati come mai, che problema c'è con questo frutto, è che emette una puzza incomprensibile. E ovviamente ieri a Chinatown c'era tipo gelato al durian, il durian a pezzetti, il durian frullato, cioè, e emette questa puzza che si sente a 100 metri di distanza, e quindi ragazzi non mangiate il durian anche se sembra appetitoso. Allora, siamo a un ristorante che si chiama Swichon Tim Sum Restaurant. Ci siamo fermati perché sulla porta c'è una foto con Bottura, lo chef del primo ristorante dell'Osteria Francescana a Modena, primo chef Michelin del mondo. Ci siamo fermati, siamo venuti a vedere che cazzo si mangia al Swichon, e nella foto c'è lui che impara a fare gli spaghetti cinesi, eccetera. Allora siamo entrati, ci è andato sto menù, non si capiva un cazzo, cioè tipo c'erano i bao, che sono questi panini morbidissimi con dentro la roba, ce ne sono 36 uguali e non c'è scritto che cazzo c'è dentro, quindi vabbè, ne abbiamo preso uno, ma è andato abbastanza bene perché c'era dentro del maiale, quindi buono. Poi c'è seduto al nostro tavolo una coppia cinese, e allora noi abbiamo preso tipo due portate a testa, non so, tre involtini, della roba così, un paninetto, eccetera. Questi cose si sono ordinati in due, penso, guarda, conto circa 12 piatti. Fra questi piatti c'è tipo zampe di gallina cotte, che mi hanno anche offerto, ma io gentilmente ho rifiutato, penso sia un'offesa gravissima per la Cina. Si sono presi tipo la gelatina di erba, che sono dei cubi di gelatina nera, che deve avere un gusto atroce, ma magari prima di andare via li provo. E altre robe che faccio anche fatica a identificare, perché veramente non so che cazzo sia, sembra tipo, cioè, trippa, occhi di scimmia, roba del genere. E l'uomo della coppia si è mangiato un animale, non so che animale, e ne ha appoggiato tutte le ossa sul tavolo, così. Quindi adesso mi sto guardando questa montagna di ossa davanti. Però è un posto molto autentico, molto, insomma, mi sento come un locale. Allora, sera, sempre il 3 dicembre, siamo andati a Little India, ed è più o meno quello che uno sospetterebbe dal nome. Ti è piaciuto, Iane? Ho piaciuto? Sì, sì, sì. Siamo anche andati alla moschea, dove l'ho fatta coprire come una donna musulmana, ma me l'ha chiesto lei, e quindi evidentemente le va bene, giusto, Iane? Ok. No comments. Va bene, poi siamo andati al Marina Bay, che sono sti tre palazzi dove c'è sta nave piazzata sopra con la Infinity Pool, che è sta piscina che dà sul precipizio, però da quella parte lì non si può andare perché bisogna essere residenti dell'hotel. Noi siamo andati dalla parte dei poveracci, dove con $40 abbiamo preso un ascensore che ti fa 57 piani, e poi ti puoi comprare due drink, che però quei $40 non ti bastano neanche, giusto, Iana? Perché abbiamo pagato $58, mi pare, per due drink? Sì. Bene. Poi adesso siamo in un parco molto bello, che è lì vicino, che si chiama... come si chiama? Garden by the Bay. Esatto. Mm-hmm. Dove ci sono degli alberi giganteschi con le luci di Natale, c'è questa musica in sottofondo, e però sono 30 gradi. Quindi, più o meno, cioè, forse un po' meno, perché durante il giorno forse era un po' meno di 30 gradi. E con la musica natalizia c'è anche un bellissimo festival che si chiama Christmas Wonderland, dove ci sono delle giostrine per bambini e niente, sti cazzo di alberi con le lucette. E adesso bisogna pagare $6 per entrare alla Christmas Wonderland, sì. E $2 per andare di su. No, 8. 6 più 8? Sì. Porca vacca. Ok. Quindi totale $14 per vedere sti alberi con le lucette e sentire la musica di Natale in un clima tropicale. Ma è tutto molto bello.
Come sentite, qui credono al Natale fortissimo. Ma bisogna proprio sentirsele queste cazzo di canzoni di Natale. C'è uno spettacolo di luci meraviglioso. Siamo andati in cima a questi alberi giganteschi dove c'è un pontile strettissimo che barcolla nel vento e sembra di cadere. E adesso c'è, e mentre uno si sta cacando addosso, ci sono queste canzoni di Natale che vanno fortissimo. Molto bello. Dicembre 4, siamo tornati nella stessa area dove eravamo ieri sera, però perché è un parco gigantesco, fuori sono una trentina di gradi, io per fare lo splendido mi sono messo dei pantaloni della tuta lunghi, che è la roba più elegante che ho con me. Neri, esatto. E adesso c'ho dentro, c'è una specie di piscina nelle mutande, è molto bello. E niente, stiamo andando. Allora, ci sono due. Allora, è un giardino gigantesco e all'interno del quale ci sono due cupole di vetro dove sarà altri 10 gradi in più, probabilmente dentro. Si chiama Cloud Dome. Cloud Forest e Flower Dome. E sono dei. Cioè, in una c'è della flora tropicale e nell'altra anche, penso, però disposta in maniera diversa. Una è una specie di torre alla The Last of Us con tutta la vegetazione che cresce sulle pareti, e l'altra penso che sia una specie di giardino botanico. Comunque niente, avevamo la possibilità di prendere un trenino per $3 e farci sta roba automaticamente. C'era anche una macchina che si guida da sola che ci portava direttamente in sto posto futuristico, invece no, abbiamo deciso di farla sotto il sole a 30 gradi con i pantaloni e la tuta, così, e niente, belli freschi, vero? Come? Sì. Allora, siamo dentro sta Cloud Forest, praticamente è una specie di montagna sotto una cupola di vetro completamente ricoperta di vegetazione da cui sgorgano delle cascate, e poi c'è una passatoia che emette del vapore attraverso il quale è filtrata la luce del sole. È una roba proprio da Jurassic Park, una figata assurda, penso sia una delle robe più belle che io abbia mai visto. Veramente incredibile. Allora, siamo appena usciti dalla Cloud Forest, come dicevo, una roba incredibile, sembra Jurassic Park misto ad Avatar, perché poi guardando fuori ci sono quegli alberi giganteschi di acciaio che dove eravamo ieri, quindi è tutta una roba, sembra proprio tipo la cupola antiatomica dove si va a vivere dopo che il mondo è finito, mentre la natura prende il sopravvento. Allora, ci siamo fatti tutto il giro da sotto, da sopra, e poi a un certo punto ti mettono dentro una stanza dove ti fanno vedere tutti gli effetti del climate change, quindi ti fanno sentire male perché vedi gli orangutan che soffrono, i pesci pescati dal mare, eccetera, con sta musica triste ti senti proprio una merda, e poi appena dopo un secondo esci e nel negozio di souvenir dove c'è tipo Winnie Pooh, plastici, sì, magliette di tipo I Love Venice, della roba che non c'entra neanche un cazzo, e così niente, quindi ti fa sentire in colpa per 30 secondi e poi puoi ricominciare a fare shopping. Però veramente posto bellissimo, e tra l'altro questa è una delle due cupole dove dovevamo andare oggi, ma ci abbiamo messo cosa, due orette, adesso andiamo a farci l'altra. Bello comunque. Allora, siamo sull'isola di Sentosa. Che cos'è l'isola di Sentosa, Iane? Non lo so veramente. Vabbè. È una isola vicina del centro di Singapore. Esatto, è praticamente dove i singaporeni vanno in spiaggia. Mm. Ci sono quattro stazioni, ci si arriva con un trenino monorotaia, ed è praticamente la versione Gardaland di andare al mare. Cioè, ci sono statue finte, musei delle cere della Marvel, covi dei pirati, roba del genere, però tutto quanto è farlocco, e quindi è un po' una sensazione strana perché è fatta anche bene, si vede che ci mettono veramente i soldi, però a me sembra un po' tipo un parco divertimenti. Sì. Sì. Non è molto naturale sta roba. No. Vabbè,
poi qua vicino adesso c'è un parco pieno di animali. Abbiamo appena sentito delle scimmie urlare contro delle vecchie, quindi penso andremo a vedere le scimmie urlatrici. Però io sarei anche un po' stanchino oggi, cosa dici? Sì, sì, abbiamo camminato tanto. Quanto? 11 chilometri? Sì, almeno, sì. E ieri 15? 15, sì. E allora basta, dai. Torniamo a casa a letto a guardarci Narcos. Allora, pensavo di aver finito con gli aggiornamenti per oggi, però è successa una cosa interessante, perché Iane è andata a fare la doccia, io ero sul letto che guardavo il telefono, a un certo punto la sento urlare e dire shit, 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 così. Allora mi sono alzata, cosa succede, che cazzo succede? Cioè, mi accorgo che metà della stanza è allagata, perché lei facendo la doccia non si è accorta che l'acqua è uscita dalla doccia e ha percorso i 3 metri che ci separa di corridoio che vanno in bagno, e metà della stanza aveva l'acqua, 1 centimetro di acqua, e quindi sono dovuto andare alla reception a dire abbiamo avuto un leggero problemino con la doccia, e farmi mandare su quello alla reception, e poi un tizio con gli asciugamani che mi ha dato 30 asciugamani, abbiamo tirato sull'acqua e alla fine vabbè, penso si asciugherà, perché tra l'altro il pavimento della stanza è anche è di un tessuto sintetico, quindi non è moquette che rimane proprio impregnata d'acqua. E così comunque, cioè, io sono contento che non ci ha detto vabbè, dovete ripagarci la stanza, però per il momento ci ha solo portato degli asciugamani, ci ha anche chiesto scusa, anche se probabilmente è un po' colpa nostra, però vabbè, facciamo finta di no, e grazie Asia, grazie Servitù. Veniamo domani, veniamo domani se ci caricano altri $200 sul prezzo della stanza. 5 dicembre, stiamo andando in aeroporto per prendere il volo che ci porterà ad Auckland in Nuova Zelanda. Questa mattina, oltre ad aver impacchettato tutto, siamo andati a farci fare un massaggio dai cinesi, e noi pensavamo di incontrare delle belle ragazze delicate, invece abbiamo incontrato Hulk e Hulk 2. Che ci hanno spezzato le ossa e ci hanno fatto sto massaggio atletico per tipo i giocatori di pallavolo e sumo, e quindi molto bello, adesso siamo molto rilassati, però è stato abbastanza doloroso. È stato abbastanza doloroso mentre ce lo facevano. Adesso stiamo andando in aeroporto, abbiamo preso un taxi e abbiamo attraversato perché qui, allora, a Singapore viene giù acqua, come abbiamo visto nelle precedenti registrazioni, viene giù acqua all'improvviso. Abbiamo attraversato un muro di acqua che, dove in Italia si sarebbero fermati tutti per strada perché non si vedeva assolutamente niente, e invece qui, proprio dritti dentro il monsone, metà delle auto nemmeno avevano le luci accese, ma il nostro guidatore è così... Non temendo il pericolo, si è lanciato proprio in questa tempesta dove non si vedeva assolutamente niente, e noi abbiamo avuto un momento di panico della serie potremmo anche morire andando in aeroporto. Però finalmente è passato, dopo 5 minuti siamo in una zona dove praticamente le nuvole si stanno diradando, e speriamo insomma di arrivare sani e salvi. Ecco, devo dire che appunto sembrano molto abituati a questa cosa di entrare sparati nella tempesta e succeda quel che succeda. Poi anche proprio perfetto per fare aquaplaning, perché c'era tipo 5 cm di acqua sul manto stradale. 6 dicembre, siamo atterrati ad Auckland dopo 10 ore di volo, aereo della New Zealand Airlines, fichissimo, con dei tablet nuovi su cui vedere film che sono al cinema in questo momento, sedili nuovi, bagni nuovi, cioè anche la roba da mangiare era, non dico buona, ma più che passabile. E niente, abbiamo fatto tutti i controlli di sicurezza, ci hanno scannerizzato per vedere se stiamo introducendo delle specie aliene nel territorio, ti guardano le scarpe, ti chiedono che lavoro fai, se vieni qui a rubargli le donne al lavoro. Adesso finalmente siamo usciti, stiamo aspettando il fratello di Iane che casualmente si trova in Nuova Zelanda, così, perché
non sapendo dove andare, è qui e ci sta venendo a prendere all'aeroporto. Io ho bisogno di un 5 ore, 6 ore di sonno, e poi vi aggiornerò nel momento in cui riprenderò l'uso delle mie facoltà mentali. 7 dicembre, sono in auto con Peter, fratello di Iane. Siamo arrivati, dopo l'aeroporto siamo andati all'appartamento ad Auckland, che è un appartamento diviso in 7-8 piani, dove ogni piano c'è una stanza. Quindi al piano terra abbiamo, anzi, nel basement, quindi sul piano interrato c'è il bagno, al primo piano terra c'è la stanza dove dormiamo noi, poi la cucina al piano superiore, e sopra ci sono delle altre stanze segrete dove non possiamo accedere. Niente, quindi siamo arrivati, abbiamo dormito qualche ora, poi siamo andati a farci un giretto a mangiare. Abbiamo trovato peraltro un ristorante italiano, giustamente. Una volta arrivati in Nuova Zelanda, cosa fai? Fai quello. E niente, poi abbiamo cercato di dormire. Io mi sono alzato alle 3 di notte perché non riuscivo più a dormire per il jet lag. Sono andato a leggere, mi sono sparato 2 pillole di varie droghe per addormentarmi, e così. Oggi andiamo con l'auto in un posto che si chiama Pia, che è una spiaggia. Dovevamo andare in un'altra zona un po' più distante, ma erano 2 ore andare e 2 ore tornare, perché le distanze qui sono comunque abbastanza grandi. Quindi insomma abbiamo deciso di rimanere un po' più vicino alla città, anche perché sennò stiamo tutto il giorno in macchina, e visto che è bel tempo non è il caso, e quindi ci stiamo dirigendo a Stoppia. Tra l'altro domani andiamo in un posto che si chiama Paia, ma è una roba diversa. E niente, quando sarò lì vi dirò com'è. Basta. 8 dicembre, allora ci siamo svegliati un po' prima delle 6 per partire in direzione di nord, da Auckland. Andiamo a Paia, che è la zona, si chiama Bay of Islands, e dove ci sono delle spiagge eccetera. Andremo a fare tipo un tour per vedere i delfini, roba del genere. Ieri, dopo la spiaggia di lezioni di piano, siamo andati a vedere una cascata dove c'era un uomo nudo che la scalava. Tra l'altro Iane ha anche filmato quest'uomo che si denudava. Sembra la pubblicità di uno shampoo, con lui che va sotto la cascata a lavarsi i capelli. C'è una roba abbastanza, con un fisico da Ercole, molto bello. Allora devo dire che benedico ogni giorno di essere nato italiano, perché questi popoli che non hanno il bidet, secondo me, sono in qualche modo di seconda scelta. E ogni volta che uno fa una cagata, o ti fai la doccia oppure ti tieni i tarzanelli per tutta la giornata, che è una roba atroce. Comunque vabbè, adesso ci facciamo le nostre belle 4 ore di autobus, e poi quando arriviamo ai delfini vi faremo sapere. Allora siamo a Paia, abbiamo iniziato ormai, anzi in realtà stiamo quasi finendo il nostro giro sulla barca che ci porta per tutta la baia, si chiama Bay of Island. Abbiamo visto i delfini, li abbiamo visti all'andata, li abbiamo visti al ritorno. Delfini, pesci molto belli, pesci molto giocosi, simpatici, giocano con le navi. Io mi sarei già rotto i coglioni, visto che dicono che un delfino può vivere tipo 80 anni, quindi 80 anni che giocano con tipo le stesse barche. E niente, abbiamo visto dei bei posti, tipo adesso vi leggo dei nomi in maori, c'è tipo Rakamanga Manga, oppure Urupuku Puka Puka, oppure Wae Wateoroa, non me li sto neanche inventando, li sto leggendo. E ci sono queste rocce incredibili in mezzo al mare, alcune con dei buchi in mezzo, la barca è già passata. E comunque giornata bellissima, ci siamo già scottati perché c'è un sole che fa venire. L'altro me l'ha ricordato anche un vecchio seduto sulla barca, mi ha detto: sai che in Nuova Zelanda vengono i tumori della pelle a tutti? Ho detto: ma affanculo vecchio,
Però è già la seconda persona che mi avvisa di sta roba, quindi anche con la crema solare ti bruci. C'è un sole che cioè la temperatura non è neanche eccessiva, ma il sole è tipo quello che c'è in alta montagna, quindi bisogna stare un po' attenti, eh. E così, vabbè, belli delfini, bravi tutti. E adesso metterei quasi la canzone di Elio, quella dedicata ai delfini. Allora, una volta finito con i delfini, siamo tornati a casa. Guarda che la Pavlova è pronta, va a prenderla. Siamo tornati a casa e niente, siamo buttati a letto per un riposino pomeridiano che è durato tipo 3 ore. Infatti ci siamo svegliati rincoglioniti. Comunque, su suggerimento del tizio che ci affitta la stanza, che tra l'altro l'insieme di appartamenti si chiama Austria per qualche motivo, quindi siamo nel mezzo della Nuova Zelanda tropicale, però in un complesso di appartamenti si chiama Austria, quindi abbiamo trovato anche il link al nazional socialismo. Comunque ci ha mandato a mangiare a un club per servicemen che io penso siano tipo poliziotti, vigili del fuoco, roba del genere, oppure gente che salva altra gente in mare. E quindi ci sono ste tavolate un po' da sagra con sti vecchi grossissimi, perché si vede che chiaramente o sono ex giocatori di rugby o comunque dei pompieri o della roba, della gente che se ti dà un pugno ti spacca la faccia, che niente, si fanno le loro tavolate con mogli, fidanzate eccetera. E è molto casereccio, molto bello. Vabbè, la roba da mangiare è abbastanza da mensa, però hanno anche, cioè credono talmente tanto nello svago degli ex uomini di servizio, che per esempio hanno una placca in legno smaltato, non so come cazzo sia, con tutti i vincitori delle ultime 77 edizioni del campionato di freccette. E quindi se sei un uomo di servizio a Paia, chiaramente passi la tua vecchiaia a tirare frecce contro muro. È molto bello. Adesso abbiamo preso un dessert, una tipica torta neozelandese, la Pavlova, che penso sia russa, però vabbè. 9 dicembre, ci stiamo... è mattina, ci stiamo addentrando nella foresta, nella selva che attorni a Paia. Avremo l'autobus che torna a Auckland all'1 e mezza, credo. E niente, ci stiamo andando per sta passeggiata di 40 minuti andando, 40 minuti tornando. E c'erano dei cartelli che dicevano trappole per gatti, trappole per topi e trappole per qualcos'altro. Opossum, esatto. Quindi possono esserci degli animali selvatici come ad esempio i gatti. E niente, in teoria ci sono anche dei kiwi. Siamo praticamente in una zona che sembra un po' giungla, come ve la potete immaginare dai film. C'è un sentierino ben battuto, carino. Speriamo che non ci attacchino degli animali assassini, anche se da quello che ho visto in realtà in Nuova Zelanda animali ce ne sono abbastanza pochi. Vediamo cosa succede. Dopo il momento Predator, comunque siamo arrivati attraverso sta giungla in un posto dove c'era una bella vista sui paesi di sotto. Comunque vabbè, siamo tornati, poi abbiamo mangiato qualcosa e siamo saliti sull'autobus. Adesso stiamo facendo una pausa, una specie di... cioè non è esattamente un autogrill, perché le strade della Nuova Zelanda sono praticamente composte al direi 85-90% di tornanti, e sono a due corsie, quindi una corsia a destra e una corsia a sinistra, e quindi si procede lentamente, si procede in coda e si va su e giù per queste formazioni, non sono esattamente delle montagne, però delle cose simili, diciamo che è più o meno tutto collinare, però immaginatevi che al posto della vegetazione delle viti col prosecco, tipo le colline del Veneto, invece qua sembra un po' tipo giungla, no? Comunque vabbè, ci siamo fermati a sto autogrill e ero in coda per il bagno, e un vecchio dietro di me mi ha detto guarda che io devo tirarmi giù i pantaloni. Ho detto vabbè, ma perché cazzo me lo devi dire? Comunque mi stava annunciando
come avrebbe fatto la pipì. Ed è stato un momento entusiasmante, io l'ho fatto andare per primo giusto in caso poi non volesse seguirmi. 10 dicembre, siamo di ritorno dalle White Homo Caves. Sono delle grotte famose perché ci sono questi glowworm, che sono dei allora, letteralmente sono dei vermi luminescenti, anche se in realtà ci hanno spiegato che sono delle larve, e praticamente si entra dentro queste grotte, si fa un giretto in barca e ci sono queste pareti, tutto il tragitto è nel buio totale e ci sono queste pareti ricoperte di questi vermi luminescenti che effettivamente illuminano la caverna. Allora, bellissimo, peccato che il tour duri un totale di mezz'oretta, credo, e proprio la parte in barca sono 5 minuti letterali, e andare lì e tornare sono 5 ore di autobus, e quindi è un po' impegnativo, anche perché, come vi dicevo, è una larga fetta del territorio che stiamo percorrendo, è composto di tornanti, quindi faccio fatica a leggere, faccio fatica a scrivere, posso solo ascoltare della roba, se no mi tocca sboccare. Peraltro ci siamo fermati al bar che c'è subito dopo le caverne, e l'unica roba mangiabile che avevano erano delle patatine fritte, che poi non erano neanche patate, erano, ti ricordi come si chiamava? Cucumoa, una roba del genere, che c'ha il gusto delle patate dolci, ma non è una patata dolce, è una roba del genere. Quindi ho mangiato una roba che non so neanche cos'è, fritta. Adesso mi devo fare 2 ore e mezza di autobus sui tornanti, quindi è una situazione un po' impegnativa. Per questa sera cosa facciamo, Iane? Siamo liberi a Auckland. Siamo liberi a Auckland, è l'ultima sera a Auckland, mm-hmm. E quindi andremo a mangiare fuori e poi... fuori, forse incontriamo mio fratello. Esatto, poi adesso abbiamo un appartamento gestito da 2 donne, appartamento di design raffinatissimo, ispirato al design scandinavo, ci hanno anche chiesto di toglierci le scarpe per entrare, veramente molto bello. E però queste 2 donne sono un po', come si dice, severe con le linee guida, cioè non puoi avere le scarpe, non puoi mettere la borsa sul letto, non puoi lavare i piatti nel lavello, non puoi fare un cazzo perché hanno questo appartamento di gran design e devono mantenerlo. Bello comunque. E niente, vediamo se succede qualcos'altro in giornata, ma mi sa che oggi è un po' così. Vi aggiornerò se questo cumoa fritto viene su. Ecco, a rendere la situazione più drammatica, non so se riuscite a sentirli in sottofondo, ma ci sono dei canti maori che ha messo su l'autista dell'autobus, canti maori di Natale. Quindi provo a farveli sentire, vediamo. Ecco, quindi così si è messi. Siamo tornati ad Auckland e siamo in centro per la cena. Casualmente siamo finiti nel quartiere hipster, che è tra l'altro vicino dove abbiamo l'appartamento adesso. Ed è molto interessante vedere come si spostano gli aucklandesi, perché sembra che stiano sperimentando vari mezzi di trasporto. Per esempio, in giro per la città si vedono sti monopattini che bisogna scannerizzare con un QR code, e tu li puoi lasciare dove vuoi e il prossimo che viene se lo prende, e sono un monopattino elettrico, quindi tu sali sul monopattino e poi parti via come fosse un motorino, e lo stanno usando un sacco di persone, vediamo qua attorno. Tra l'altro ne è appena passato uno che ne stava usando 2 contemporaneamente, così non so se per farlo splendido o ne stava portando uno un suo amico. Inoltre ci sono 2 tizi qua davanti dove ci stiamo seduti che hanno uno skateboard con delle ruote giganti, elettrico anche quello, che comandano con una sorta di telecomando in mano. Quindi c'è un incrocio fra una macchinina e uno skateboard, abbastanza interessante. Stanno facendo anche tipo dei video con la GoPro, quindi non so se è una promo per un nuovo prodotto che sto vedendo in anteprima o è una roba che già esiste, ma mi pare di averlo già visto su qualche piattaforma di crowdfunding, a dire il vero.
Quindi niente, siamo nel futuro, non solo 12 ore nel futuro, ma anche milioni di anni nel futuro per quanto riguarda i mezzi di trasporto. 11 dicembre, oggi siamo in partenza per Hobbiton, vero Iane? Sì. Andiamo a Hobbiton e per l'occasione abbiamo preparato una bella canzone, insieme. Tu hai preparato, ok. No, insieme abbiamo preparato una bella canzone di Annie Lennox, che così ci metterà nel mood giusto, che si chiama Into the West, però forse non dovremmo cantarla in bagno, perché secondo me quelli che ci ospitano un po' ci sentono. E quindi parto io, ok? Poi tu fai il corredo. Vai, nel balcone. No, nel balcone, che ci sono quelli dell'ufficio. Allora, la canzone è cantata originariamente da Annie Lennox e reinterpretata da me. Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now and dream of the ones who came before. They are calling from across a distant shore. Aiutami. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see. All of your fears will pass away. Safe in my arms. You are only sleeping. E poi vi risparmiamo il resto, dai. Siamo sull'autobus che ci porterà Hobbiton. Sto leggendo il pamphlet esplicativo con tutte le varie informazioni. Allora, il posto, il movie set, è un territorio di 1250 acri, che non so quanto cazzo sia, ma penso sia tanto. La famiglia che lo possiede si chiama gli Alexanders, e è stato scoperto questo lotto di terra nel settembre 1998 da Peter Jackson e i producer della New Line Cinema, che si facevano dei viaggioni in aereo per cercare, insomma, dove ambientare il film, dove ambientare la contea perlomeno. E allora qua dice che le case degli Hobbit sono state create con insomma, legno e polistirolo praticamente, e poi dice che le foglie degli alberi sono state importate da Taiwan e attaccate una per una agli alberi. Quindi pensate anche un po' che bel momento per la gente che doveva preparare il set. E poi vabbè, insomma, dicono che più o meno tutto quello che si vede è stato creato o diciamo riassestando il terreno o usando roba di polistirolo. E vediamo se cos'altro dice. Ecco, quando hanno fatto invece, questo è per il Signore degli Anelli, per l'Hobbit hanno invece costruito queste strutture in materiali permanenti, incluso un albero artificiale che non so quale sia nel film, che è stato fatto con silicone e acciaio, e ci ha messo 2 anni a ricostruire la roba che avevamo prima costruito in polistirolo, evidentemente perché poi han capito il potenziale turistico della cosa. E appunto oggi viene utilizzato come meta turistica. E niente, sono il Signore degli Anelli hanno iniziato le riprese nel 1999, quindi sono già passati quasi 20 anni. Cazzo, che roba. Allora, siamo riusciti a finire questo tour della contea. Allora, era prevista pioggia, siamo riusciti a schivarla per credo 15 minuti. Adesso infatti sta piovendo, non so se la sentite in background. Allora, la contea è bellissima. Hanno semplicemente preso sto appezzamento di terra e hanno ricostruito tutto identico. Effettivamente la guida ci spiegava, come era spiegato nel pamphlet, che per il Signore degli Anelli avevano costruito più o meno tutto di cartone e di polistirolo, e poi si sono resi conto che aveva potenziale turistico e hanno costruito tutta la città. Però è molto grande, cioè ci abbiamo messo più di un'ora andare in giro,
e ha 49, mi pare di ricordare, 49 entrate delle case degli Hobbit, poi in realtà non sono funzionali perché cioè non è che ci puoi entrare, non è tutta la casa, però è solo la facciata. Alcune sono addobbate all'interno perché quando si apriva la porta dovevano filmare delle cose all'interno, ma credo che l'unica che effettivamente abbia all'interno sia quella di Bilbo, che però non so nemmeno se fosse sul set della Contea, magari era da un'altra parte, perché in effetti non ci hanno fatto entrare da nessuna parte, quindi si vedevano solo da fuori. E niente, curatissima, ogni casetta ha il suo giardino, i suoi fiorellini, la roba che cresce, le zucche, gli zucchini, tutta questa roba qua. E niente, poi c'è il ponte famoso dove Gandalf va sopra con il carretto. Poi spiegavano anche questa cosa delle porte, non sono tutte in scala 1-1 perché praticamente, siccome dovevano rappresentare come Hobbit degli attori che in realtà sono più alti, alcune delle porte sono in scala 90%, alcune sono in scala 30%, quindi a seconda della prospettiva riuscivano a gestire le cose. Vabbè, poi spiegava tutta questa roba, la prospettiva, ad esempio c'è una scena dove il Signore degli Anelli, Frodo e Gandalf sono nel carretto insieme, in realtà Elijah Wood, che faceva Frodo, era seduto 3 metri più indietro di Gandalf, però nel film sembra che siano seduti di fianco. E niente, poi siamo andati al Green Dragon, che è la locanda che si vede nei film. Ci hanno offerto una birretta, poi ovviamente tappa all'inevitabile souvenir shop, che però insomma abbiamo snobbato, anche perché fra qualche giorno andiamo alla Weta Cave, che sono quelli che fanno gli effetti speciali, sicuramente avranno della roba a comprare anche loro, e magari vediamo lì cosa c'è. Comunque assolutamente ne vale la pena, pensavo fosse un po' una roba super turistica, invece proprio bello, cioè vabbè, chiaramente pieno di turisti, soprattutto pieno di cinesi che si fanno foto fra di loro, fotografano le macchine fotografiche, fotografano se stessi in uno specchio mentre si fotografano, fotografano i muri, i cani, i fili d'erba, e insomma era anche impossibile perché poi queste stradine che ci sono nella contea che portano da una casetta all'altra sono anche strette, no? Quindi quando c'hai 50 cinesi che si fanno foto fra di loro in mezzo non riesci più neanche a fare un cazzo. Però a parte i cinesi è veramente bello. Dicembre 12 siamo a Rotorua, che è un po' una città come quelle città americane che sono un po' in difficoltà, c'è qualche negozio chiuso, c'è qualche, si vede che è un po', diciamo, in difficoltà. E finora credo che sia dei posti che abbiamo visto è forse quello il cui centro è un po' meno bello, ha una zona con dei locali che è più carina, però in generale qua viene, mi pare che dobbiamo passare qua, ok, in generale sì, sembra un po' in difficoltà, c'è più di qualche negozio con le vetrine, con i giornali sulle vetrine eccetera. Comunque siamo a casa di questa tizia chiamata Stephanie, che allora adesso non mi ricordo esattamente per quale motivo abbiamo prenotato da lei, credo non ci fossero moltissime alternative, praticamente abbiamo una stanza perché siamo cheap bastards, dice Iane, abbiamo una nostra stanza e ci sono altre due stanze al piano superiore di questa casa con una sola toilet che tra l'altro è divisa dal bagno, quindi se tu devi andare a fare una cagata, per dirla proprio così, devi andare prima nel bagno e poi, siccome non c'è nessun modo di pulirsi, devi andare anche in doccia, quindi vabbè. Ma al di là di quello, la nostra padrona di casa sembra molto appassionata del gossip inglese, infatti ha delle pile incredibili di giornali di gossip che parlano della, un attimo che siamo in vicinanza di un incrocio, parlano della regina, parlano dei principi, parlano della principessa, cioè una roba abbastanza agghiacciante. Tra l'altro un po' tutta la casa è addobbata con statue del Buddha, moquette, come si dice, tappeti pelosi eccetera. Ci sono un paio di gatti molto simpatici
Ma sì, comunque in generale un po' trashy, ecco, diciamo, anche perché per esempio c'è una non so come si chiama in italiano, c'è una rack per i vini, quella dove si mettono le bottiglie di vino che uno in teoria dovrebbe consumare nel futuro, però sono tutte vuote, se le ha bevute tutte. E vabbè, insomma, ognuno fa quel che può, però si nota appunto questa difficoltà un po' di tutto il paese. E niente, stamattina andiamo a fare un tour, perché in quest'area ci sono delle zone, allora qua dice ecothermal, che però in italiano non so, cioè, fondamentalmente credo che ci siano sia una zona vulcanica e ci sono delle pozze ribollenti di acqua sulfurea, quindi andiamo a far quello. È un tour di 5 ore, dovrebbe piovere, ma in questo momento c'è il sole, quindi speriamo per il meglio. Domani sera invece dovrebbe esserci una serata culturale con i Maori, che fanno tutto lo spettacolino con le gonnelline e le danze, eccetera. Quindi è una roba un po' turistica, ma vediamo come se ne esce, perché in realtà me ne hanno parlato abbastanza bene. Stamattina, dopo quell'update un orario indecente, effettivamente siamo riusciti a fare sto tour che avevamo in programma per oggi. La prima parte del tour è venuta una tizia che avevo contattato via TripAdvisor con un pulmino, c'erano altre 5-6 persone, ci ha portato in sto posto a una ventina di minuti da Rotorua, che si chiama Waiotapu, ed è un'area termale di 18 km quadrati dove fondamentalmente ci sono dei fanghi bollenti e dei crateri dove l'acqua ribolle perché sotto c'è attività vulcanica. Ed è stato meglio di quel che pensassi, no, Ian? È più bello forse di quel che pensavo. Mm. Cosa ne pensavi te? Pensavi fosse bello o brutto? Non lo so. Sì, era più grande del previsto. Sì. E niente, praticamente tutte queste varie pozze, alcune contenevano dell'acqua dove effettivamente uno si poteva anche immergere, perché sta acqua bolle ma parte da 40 gradi e arriva fino a 100, quindi hai delle zone in cui tecnicamente uno si può mettere in acqua. E poi c'erano delle pozze che contenevano invece dei minerali particolari, tra l'altro puzza di zolfo un po' ovunque, che però tutti questi minerali danno anche luogo a una vegetazione abbastanza rigogliosa e vagamente aliena anche in alcune parti. E c'erano delle pozze dove il pH dell'acqua era talmente basso che una era completamente azzurra, proprio azzurra tipo fatta turchina, e una era verde fosforescente. Ecco, quella verde fosforescente ci hanno detto: se vi buttate dentro vi consuma anche le ossa, e quindi giustamente abbiamo sacrificato un cinese per vedere cosa succedeva. E poi la seconda parte del tour, siamo andati in un'altra area chiamata Haeremai. Come no? Ah, scusa, Waimangu, ho troppe mappe in mano. Haeremai è una roba in Maori, vuol dire benvenuti. Waimangu, cazzo, sti nomi sono tutti uguali. E Waimangu è un'area un po' tipo foresta, giusto? Dove ci spiegavano che foresta, però, anzi, giungla più che foresta. Ci spiegavano che a dispetto di tutta questa vegetazione, in Nuova Zelanda fondamentalmente non ci sono animali aggressivi, e che quelli che ci sono stati introdotti dagli europei, perché quando sono arrivati hanno portato roba tipo i ratti, hanno portato roba tipo gli opossum, questi sono stati gli australiani, eccetera. Però fondamentalmente i Maori per 700 anni, anzi meno, perché loro sono arrivati da 700 anni, però poi gli europei sono arrivati, ti ricordi quando, nel 1700, roba genere, eh? Comunque fondamentalmente i Maori avevano questa natura incredibile e gli insetti e basta, che poi insetti neanche tanti, perché oggettivamente l'unica cosa che abbiamo visto è un ragnetto, non è che ci siano questi insetti mostruosi.
e tutti gli animali che ci sono stati introdotti da gli animali stronzi che ci sono stati introdotti dagli europei. Comunque molto bella anche quest'area con questi laghi giurassici. Adesso si sta avvicinando un uomo barcollante, quindi io interrompo questa registrazione e non vorrei mai che succedesse qualcosa. È successa una roba strana. Siamo andati al ristorante thailandese per cenare e mentre scegliamo dal menù guardiamo fuori e c'è una donna davanti al ristorante con una, come si chiamano, un appendi abiti di quelli là di fil di ferro, che lo fa entrare nel lato della portiera di un'auto e cerca di aprirla. Io dico: ma che cazzo sta facendo questa qua? Vado a chiamare il cameriere per dirgli: guarda che c'è una che sta aprendo l'auto qua davanti. Il cameriere arriva, dà un'occhiata, però nel momento in cui arriva l'auto è già aperta, lei è dentro e tempo 30 secondi l'auto parte e va via. Quindi io spero che questa fosse una che si era dimenticata dentro le chiavi e forte della sua precedente carriera criminale sapeva anche come aprire una macchina. Però il sospetto insomma ci è venuto, perché effettivamente una che va in giro con una appendiabiti di ferro e ti apre le auto in qualche modo deve averlo imparato. Quindi bei momenti a Rotorua, la città più sicura di tutta la Nuova Zelanda. È successa una roba strana. Siamo andati al ristorante thailandese per cenare e mentre scegliamo dal menù guardiamo fuori e c'è una donna davanti al ristorante con una, come si chiamano, un appendi abiti di quelli là di fil di ferro, che lo fa entrare nel lato della portiera di un'auto e cerca di aprirla. Io dico: ma che cazzo sta facendo questa qua? Vado a chiamare il cameriere per dirgli: guarda che c'è una che sta aprendo l'auto qua davanti. Il cameriere arriva, dà un'occhiata, però nel momento in cui arriva l'auto è già aperta, lei è dentro e tempo 30 secondi l'auto parte e va via. Quindi io spero che questa fosse una che si era dimenticata dentro le chiavi e forte della sua precedente carriera criminale sapeva anche come aprire una macchina. Però il sospetto insomma ci è venuto, perché effettivamente una che va in giro con una appendiabiti di ferro e ti apre le auto in qualche modo deve averlo imparato. Quindi bei momenti a Rotorua, la città più sicura di tutta la Nuova Zelanda. Dicembre 13, stiamo facendo un altro giro in un'altra area geotermale che si chiama Te Puia. Cosa di diverso da ieri? Non moltissimo in realtà, è un'area appunto vulcanica. Ci hanno appena detto che tempo fa hanno aperto un ristorante da cui è sotto il quale si è aperta anche una sorgente di acqua sulfurica, quindi hanno dovuto chiudere tutto. Molto bello, no, comunque la facility qui è tutta nuova, hanno continuato a ringraziare i turisti per portargli i soldi per permettere di rinnovare sta roba. C'è una scuola Maori che accetta solo degli studenti che appunto hanno del sangue Maori, anche se poi mischiato con altri, però devi poter dimostrare di avere del sangue Maori, e ti insegnano a, se sei un uomo, a fare le sculture Maori. C'era proprio ci hanno fatto vedere, ci sono dei laboratori dove appunto insegnano ai ragazzi dai 17 anni, insomma, per aver capito, a creare gioielli, roba di legno. Vedo che ad esempio adesso sono davanti a una barca, una canoa gigantesca, quindi tutta intarsiata, quindi ti fa fare quella roba. Invece se sei una donna ti insegnano a intrecciare, sono tipo cestini di vimini, ma non è vimini, è una pianta che utilizzano loro, che ha delle fibre lunghe un po' tipo tessuto. Ecco, questo farebbe incazzare le femministe, però essendo la loro tradizione non devono spaccare il cazzo. E niente, c'è anche un villaggio Maori all'interno della struttura dove credo facciano dei concerti, ma noi non avendo pagato abbastanza non ce lo vediamo. Però andiamo stasera
a una presentazione culturale maori dove in teoria se magna e ci faranno la danza tipica, eccetera. Devo dire che nonostante possa sembrare così raccontandola una roba super turistica, però è tutto di buon gusto e vabbè, ci sono dei gruppi di turisti sostanziosi ma non eccessivi, quindi non è come andare non so, a Gardaland, ecco, per intenderci. E bello, dai. Allora, siamo all'ingresso del villaggio, anzi siamo nel posto dove ci verrà a prendere l'autobus che ci porterà al villaggio Otamaki dei Maori, e sto leggendo un foglio che spiega un po' tutta la storia di sta menata. Praticamente fondato da due fratelli, Tamaki appunto, che avevano sto sogno di illustrare un po' la cultura Maori per tutta la Nuova Zelanda. Uno dei due ha venduto la Harley e hanno iniziato questa attività di portare i turisti a sto villaggio che appunto riproduce tutte le attività culturali, insomma, e tradizionali dei Maori. Fondamentalmente, da quello che capisco qui, ci sarà, arriveremo a sto villaggio, poi il capo villaggio ci inviterà dentro perché altrimenti non possiamo entrare, un po' tipo come i vampiri, non possiamo entrare. Una volta arrivati dentro ci sarà una specie di danza rituale che spero non faranno performare a noi. Dopodiché entriamo in questa, la casa più grande che si chiama Warrenui, dove ci si può sedere, la casa dove c'hanno ste riunioni, e in questa casa ad esempio le donne non possono sedersi in prima fila poiché nel caso scattasse la guerra fra le due tribù che si incontrano, gli uomini in teoria devono proteggere. Questa cosa è divertente perché nella versione della spiegazione in finlandese sta cosa non l'hanno scritta, evidentemente sapendo che le finlandesi poi si mettono a rompere i coglioni su questa cosa delle donne che non possono sedersi in prima fila. E niente, poi si farà questa cena dove tutta la roba è cucinata in sto forno interrato che cuoce con il vapore, che si chiama Angi, e vediamo insomma come sarà. Dopodiché vabbè, c'è una cerimonia di chiusura, eccetera. Penso sarà abbastanza divertente, vediamo cosa succede. Come back again. Kira. Okay, ladies and gentlemen, for those who are departing here, just make sure you take everything with you, people, as you disembark Waka Kiwi. Aye. Quello che avete appena sentito cantare era il Wallace che guidava il bus che ci ha riportato al punto di raccolta dal villaggio Maori. È una persona abbastanza fuori, che ci ha costretto a cantare, per ogni nazionalità ci ha costretto a cantare una canzone, e quindi abbiamo avuto delle bellissime canzoni in cinese, delle bellissime canzoni in coreano. Noi abbiamo cantato Buon Compleanno in finlandese, perché io mi spaccio per finlandese quando sono in giro, non mi vergogno anche di dire che sono italiano, se no mi facevano cantare tipo Bocelli, una roba del genere.
E com'è stata questa esperienza al villaggio? Siamo arrivati, hanno spiegato, allora intanto hanno eletto, scusate, sto attraversando la strada, non vorrei morire, hanno eletto dei, c'erano quattro autobus, per ogni autobus hanno eletto un boss della tribù che è stato costretto all'inizio dell'esperienza a confrontarsi con dei guerrieri maori che gli offrivano delle foglie messe per terra e poi doveva strofinarsi il naso tipo gli eschimesi. Una volta entrati c'erano quattro punti dove spiegavano delle cose, fra cui dei bellissimi giochi maori dove bisognava reggere dei bastoni e spostarsi contemporaneamente tutti o a sinistra o a destra cercando di non far cadere i bastoni. Poi c'erano delle danze con dei pompon che ti devi sbattere addosso per fare del rumore e poi c'era il guerriero che ci ha spiegato come funzionano le armi maori, tra l'altro dei bastoni affilatissimi con cui puoi tagliare la testa alla gente. E sì, ci hanno fatto fare l'haka, hanno costretto tutti gli uomini a fare l'haka, quello reso famoso dagli All Blacks. E poi ci hanno mostrato le barche, come ci hanno spiegato come navigavano, eccetera. Dopodiché ci siamo spostati da un'altra parte, ci hanno mostrato come cucinano il cibo sottoterra, praticamente fanno un buco gigantesco con dentro delle pietre arroventate, sopra ci mettono del tessuto grosso, tipo quello per i sacchi, che poi ricoprono di terriccio. E quella è la cena che poi ci hanno servito, la tiran fuori, ovviamente pulita, la tiran fuori e ci hanno servito quella. E poi niente, hanno fatto tipo, mentre lo chef preparava la cena, ci hanno fatto degli spettacolini con delle varie canzoni maori, fra cui alcune che sembravano prese di peso da Moana della Disney. È una roba simpatica, forse un po' di corsa, perché alla fine è durata 3 ore, ma ne avrei fatte volentieri altre 2. Non ci hanno neanche spiegato come si fanno i tatuaggi, che era una cosa un po' interessante. Però niente, così, poi tornando appunto ci ha costretto a cantare queste canzoni e quindi adesso noi per il momento abbiamo finito con Rotorua, domani partiamo per la prossima destinazione che è Napier, dove andremo a farci il giro dei vigneti, finalmente. 14 dicembre, siamo arrivati a Napier, che è sulla costa est dell'isola nord della Nuova Zelanda, ed è una zona famosa per i vigneti. Infatti domani andremo a farci un bel tour dei vigneti, quindi a ubriacarci fondamentalmente, e per anche le... ci sono un sacco di alberi da frutto, eccetera, quindi per quelli che vanno a farsi la vacanza e poi lavorano nelle fattorie, eccetera, questo è uno di quei posti. Allora, è venuta a prenderci Julie, credo si chiami, la padrona di casa, che ci ha portato in questa casa costruita sulla collina che dà sul mare, e noi abbiamo una stanza all'interno di questa casa. È una casa costruita in Art Deco, quindi molto molto bella, ha un bel giardino, c'è anche una piscina, però adesso è coperta perché adesso in questo momento preciso sta piovendo, quindi probabilmente per quel motivo lì. Qui è l'inizio dell'estate, quindi presumo che a un certo punto la scoprano. E ci diceva sta padrona di casa che Napier è stata rasa al suolo da un terremoto nel 1900, negli anni 30, adesso non so esattamente l'anno preciso, è stato raso al suolo, e quindi siccome hanno dovuto, quello che non era caduto è bruciato perché sono esplosi gli incendi eccetera, quindi hanno dovuto ricostruire la città da zero, hanno deciso facciamolo in Art Deco. Negli anni 60 poi hanno coperto un po' perché era cambiato il gusto, era cambiato lo stile, e ultimamente l'hanno riscoperto, e quindi tutta la città ha sto stile un po' da Art Deco, che per capirci, essendo voi videogiocatori, è più o meno la roba di Bioshock, ok? Quindi è molto molto carina. La nostra stanza è un esagono praticamente, con tutte vetrate su tutti i lati, e poi al muro ci sono questi poster di figure molto geometriche, molto, molto deco, appunto, molto la Bioshock, per capirci. E niente, così, quindi oggi per il resto abbiamo viaggiato in autobus, non è successo niente di particolare.
E presumo presto andremo a mangiare qualcosa. Il posto sembra veramente carino, abbiamo una ventina di minuti per arrivare giù in città, poi tornare su sarà un'altra ventina di minuti però in salita, quindi capiremo anche di cosa si tratta. Rispetto a Rotorua, da cui proveniamo, mi sembra proprio un altro livello di civilizzazione. Stiamo camminando per il centro di Napier, una città curiosamente focalizzata sul Charleston e sull'Art Deco. Pieno di... Allora, intanto tutti gli edifici nelle vie principali sono proprio in stile Art Deco, quindi Bioshock. E poi abbiamo trovato diversi negozi che vendono appunto vestiti soprattutto da donna, ma c'è anche qualcosa da uomo, per appunto andare a ste feste dove si balla al Charleston, eccetera. Mi dicevano anche che c'è il più grosso festival del mondo di gente che si veste appunto anni 30 a febbraio. E quindi una roba un po' inaspettata, perché effettivamente noi sta parte di Napier, quando abbiamo fatto la prenotazione, non l'avevamo esplorata, ci eravamo preoccupati solo dei vigneti e di andare a ubriacarci. In realtà è una cittadina veramente figa, è completamente diversa appunto da Rotorua, dove stiamo venendo. Si vede che c'è anche un certo diverso tipo di tenore di vita, perché ha dei bei parchi curati, ha delle belle vie curate, ci sono i negozi, sembrano molto vintage, di classe, eccetera. E niente, è così. E quindi ci metteremo a ballare il Charleston. Jane è particolarmente brava, io no, ma posso provarci. 15 dicembre, abbiamo fatto colazione in giardino in questa villa meravigliosa sul mare di cui vi dicevamo ieri, e abbiamo giocato col cane che continuava a portarci la pallina mentre noi stavamo cercando di mangiare la brioche, e poi siamo scesi in città e siamo andati a vederci qualche negozio che vende roba vintage, perché anche noi vogliamo far parte dell'Art Deco di Napier. E niente, ci sarebbe un sacco di roba da comprare, avendo spazio in valigia e avendo soldi da buttare, perché è proprio il posto perfetto se uno vuole farsi la festa stile anni 30, eccetera. Alla fine, come sentite in sottofondo, c'è una musica anni 30. siamo a un incrocio praticamente, quindi non è esattamente il posto più romantico della città. E niente, alla fine ho comprato un cappello tipo Peaky Blinders per mio papà, sperando di dargli un'attitudine più gangster. Se poi non lo vuole, lo utilizzerò io. Nel pomeriggio andiamo a farci il tour dei vigneti. Abbiamo cercato disperatamente di scoprire quali vigneti, ma non è scritto da nessuna parte, quindi andiamo un po' a vuoto. Comunque speriamo che sia interessante, soprattutto si beva bene. Ecco, un particolare che ci siamo dimenticati di citare della casa vecchio stile è che questa mattina abbiamo scoperto, con nostro grande disappunto, che dopo aver fatto la cacca che ha fatto Iane, dopo aver fatto la cacca, purtroppo la pressione dell'acqua della tazza non la spingeva giù, e quindi abbiamo dovuto ingegnarci per far scendere sta acqua. E in cosa consiste questo ingegnarsi? Semplicemente si è rimasti lì e abbiamo dovuto farlo 6-7 volte finché siamo riusciti a liberarci del nostro output. Però la cosa è preoccupante, anche perché insomma questo output era del tutto normale e non assolutamente spropositato, e quindi ogni volta adesso, per fortuna vabbè, ripartiamo già domani, che non è un per fortuna perché il posto è bellissimo, ma sarebbe stato imbarazzante dover risolvere questa questione ogni giorno svariate volte, perché sta acqua non ha, essendo appunto sta casa vecchia, non ha abbastanza pressione, eccetera. Io così gliel'ho buttata lì alla padrona di casa, che ha detto no, ma l'abbiamo appena fatta sistemare, bla bla bla, però in realtà, cioè, fa fatica a mandare giù anche la carta, quindi insomma, ecco, una situazione drammatica, che domani mattina dovremo alzarci molto presto, alle 6:30 penso, e quindi star lì a svuotare il water 10 volte perché sennò la roba non va giù,
è un po' fastidioso, però questa è l'unica cosa che un po' ci turba. Allora, abbiamo appena finito 3 ore di tour delle non so neanche come si chiamino, vinerie, 4 ore di, come si dice, enacoteche, non so neanche come cazzo dica. Abbiamo bevuto credo 25-30 bicchieri di vino. Iane, spiegalo con parole tue, com'è andata? È andata molto bene. Noi siamo state solo 4 persone nel questo tour, sì, di vino. Sì, abbiamo bevuto abbastanza tanto, siamo molto ubriachi adesso e credo che adesso dovrebbe essere il momento di mangiare qualcosa, ma non possiamo trovare un posto di mangiare. E sì, è meglio che non parlo di più. Allora, niente, come dicevo, ogni enacoteca, non so neanche se è una parola enacoteca, non penso che lo sia. Comunque, vabbè, ogni posto dove siamo andati ci ha dato 5-6 bicchieri di vino, quindi vabbè, abbiamo finito e abbiamo bevuti 25-30. Non ci hanno dato un cazzo da mangiare, noi abbiamo fatto colazione, abbiamo mangiato un toast, e adesso vabbè, siamo disintegrati e dobbiamo mangiare qualcosa. Sono le 5 di pomeriggio, andiamo di qua, proviamo di qua. Sono le 5 di pomeriggio, speriamo di trovare un posto dove cenare presto, perché sennò cioè dura arrivare a sera, ecco. Molto bello, molto bello. Abbiamo fatto, allora, principalmente quattro non so come si chiamino, winery in inglese, ve lo dico con proprio questo accento di Brighton, e niente, due sono stati un po' più grandi? Sì, due erano un po' più grandi, due erano un po' più piccole. Una ci siamo seduti che sembrava un po' tipo la cantina di mio nonno, con una vecchia che ci spiegava tutti i suoi vini meravigliosi. Vini, tra l'altro, splendidi, che però non possono spedire in Europa perché costano tipo $250 da spedire in Europa. E quindi noi ci siamo bevuti e non abbiamo potuto comprare un cazzo, perché oggettivamente ste bottiglie $20 neozelandesi, che sono, non so, €12 tipo, cioè qualcuna si poteva anche comprare, però chiaramente da portare poi con lo zaino eccetera non è il caso. E niente, così adesso, se non assorbiamo un po' questo alcol, la vedo male per la serata. Please just keep the coach clean and tidy. And if you can kindly take your rubbish when you get home, much appreciated for the coach to be kept clean and tidy. Siamo andati via da Napier, stiamo andando verso Wellington sull'autobus. Ci siamo dimenticati di dare le chiavi alla padrona di casa, infatti adesso dovremo spedirle appena arriviamo a Wellington. Quello che avete appena sentito è l'autista dell'autobus, che io non sono sicuro sia un essere umano, secondo me è un androide che sta ripetendo un messaggio pre-registrato, perché chiaramente sentite, cazzo. Non può essere un umano. Allora, siamo a Wellington, il paese di Weta, il paese dove credo fosse la base di Peter Jackson per Il Signore degli Anelli. Una cittadina, sembra un po' una cittadina marittima, infatti nel pomeriggio siamo andati a farci un giro in spiaggia, praticamente c'è una spiaggia artificiale piena di giovani belli e prestanti, e adesso siamo fuori per cena, siamo appena fermati a mangiare dei tapas in un posto più o meno spagnolo, dove ci hanno dato una mozzarella venduta come burrata, mentre in realtà era una mozzarella normale, un po' di plastica, con delle pesche al forno di fianco, racchiuse dentro una foglia di radicchio, quindi una roba un po' così, però assolutamente non una burrata. Adesso stiamo attraversando la strada principale, dove i giovani, e belli e brutti, vanno a bere la birra e a comprare la droga. Niente, domani mattina andiamo alla Weta Cave, che è dove effettivamente Weta Workshop
crea tutti i costumi per i film e fa, presumo ci sia anche la parte proprio di computer graphic, eccetera. Non sono sicurissimo, può essere che siano solo i laboratori dove fanno proprio la roba per gli effetti speciali pratici. Comunque vedremo domani. Niente, questo. Dicembre 17, siamo appena tornati dalla Weta Cave. Allora, è un sobborgo di Wellington, c'è cioè proprio un'area vicino all'acqua dove hanno tutti gli studio, hanno appunto sta Weta Cave che è dove fanno tutta la roba fisica per i film. Non hanno la parte digital che è da un'altra parte, penso che sia lì vicino ma non l'abbiamo visitata. E allora, fighissimo, avrei voluto rimanere in altre 3 ore ma purtroppo il tour è solo un'oretta, e dentro non si possono fare foto, non si può registrare, non si può fare niente perché dicevano che le IP appartengono ai vari studios eccetera. Al momento stanno lavorando al nuovo avatar e poi cosa ha detto? Un nuovo avatar e... Vabbè, comunque l'ultimo film che è sul mercato su cui hanno lavorato loro è Mortal Engines, che è nei cinema in questo momento. E poi vabbè, allora abbiamo iniziato, ci ha fatto vedere un documentario di 25 minuti con tutti i film su cui hanno lavorato. Tra l'altro hanno lavorato su della roba che io non avevo neanche capito, per esempio Ghost in the Shell, hanno fatto roba per Mad Max, appunto Avatar, che non avevo mica capito che erano loro, quindi un sacco di cose. E poi niente, siamo andati dentro queste stanze dove ci hanno fatto vedere effettivamente la roba fisica e sono partiti facendoci vedere come si costruisce per esempio l'elmo di un nano, quindi partono dai disegni, poi fanno le revisioni, poi fanno un prototipo, poi il prototipo viene usato per fare uno stampo, poi stampano la roba in un materiale che effettivamente è leggero, poi devono colorarlo, poi devono rovinarlo e poi devono metterci dentro un'altra roba perché sennò sono difficili da indossare per gli attori, e quindi è un processo lunghissimo. Dicevano che per esempio per Avatar solo la parte di preparazione, di approvazione dei disegni, Cameron ci ha messo 6 anni ad approvare tutto. E niente, poi siamo passati alle parti dove facciamo vedere effettivamente altre cose su cui sta lavorando, tipo, cioè su cui lavorano, tipo le armi. E allora spiegavano, allora se devono essere riprese da vicino bisogna farle in acciaio, se sono da lontano ce le hanno in alluminio, ancora più lontano sono di plastica e la gente si mena, quindi a seconda del livello di dettaglio che ti serve fanno delle robe diverse. Per esempio per quanto riguarda le protesi, che sono queste protesi ultra realistiche, proprio che anche da vicino non si capisce che non è pelle. Per esempio dicevano il naso di un nano te ne serve uno per ogni giorno di ripresa più una serie di nasi di riserva nel caso insomma qualcosa vada male, perché ad esempio poi con le luci che sono caldissime, con problemi che possono avvenire durante le riprese eccetera, bisogna di cambiarli spesso. E niente, poi il tour continuava, per quelli che avevano pagato di più facevano, c'era tutta una parte dedicata ai Thunderbirds dove facevano vedere come fanno un episodio dei Thunderbirds, ma noi siamo poveri, non abbiamo pagato quella parte lì e quindi adesso andiamo a mangiare. Ora di cena, siamo finiti perché stiamo cercando di ruotare un po' la roba che mangiamo, siamo finiti in un ristorante italiano che si chiama Scopa, che uno già dice vabbè, però su Foursquare c'ha 9 su 10 e quindi siamo andati lì. Io ho preso una pasta alla norma, Diana ha preso delle linguine a non so cosa, con gamberi e dell'altra roba, sì. Tipo la panna, tanta panna, sì, esatto, c'era praticamente era una minestra di pasta con cose magari anche non male, però mi sono dovuto far portare, gli ho chiesto vabbè almeno portami del pane, mi ha portato una fetta di pane su un piatto che penso, cioè deve essere stato il primo cliente della storia del locale a chiedergli del pane perché chiaramente non sapeva cosa portarmi. Comunque mi ha portato un pezzo di ciabatta con una fetta, vabbè. E ecco, mi ha fatto ridere sta cosa che
la cameriera aveva questa maglietta con scritto I love scopa, che è un po' ambiguo così, non so se intenzionale o meno, sarà magari il nome del proprietario, però anche in quel caso comunque un po' ambiguo. 18 dicembre, siamo sulla strada per Christchurch, siamo partiti da Wellington questa mattina con una nave che assomiglia un po' alle trombonavi che vanno da Helsinki a Stoccolma o da Helsinki a Tallinn, quindi di quelle con i tavolini, i bar, eccetera. Siamo fatti 3 ore di barca, adesso siamo su un autobus a doppio piano, tipo quelli che ci sono a Londra per intenderci, su questa strada a doppia corsia tutta tornanti, dove a sinistra abbiamo una spiaggia deserta, bellissima tra l'altro, a sinistra abbiamo, cioè a destra abbiamo una montagna e davanti abbiamo dei picchi innevati, quindi è una roba abbastanza devastante dal punto di vista scenografico. E c'è tutto, cioè ci sono i pini, ci sono le palme, ci sono, c'è la neve, c'è il sole, la spiaggia, però tutto deserto, non c'è nessuno per strada, ci sono solo delle pecore, delle mucche. E adesso questo viaggio qui è un bel 6 ore sull'autobus, spero con qualche pausa in mezzo, perché sennò è da ammazzarsi. Ecco, c'è da dire che se il nostro autista è un po' stanchino, come sembrava nel momento in cui ci ha preso su, o dall'altra parte arriva un camion con 2 rimorchi che trasporta auto, perché sono tutti carichi pesanti praticamente quelli che incrociamo, c'è questa strada che è larga come meno del mio salotto penso, e se i due autisti non sono proprio sul pezzo si rischia lo scontro frontale mortale, dove facciamo precipitare l'autobus. Anzi, tra l'altro, nella nostra sinistra, prima di arrivare alla spiaggia, c'è anche una rotaia del treno, quindi volendo passa anche il treno in questi 6 metri di spazio, quindi è una roba un po' così, insomma, potremmo anche non sopravvivere. Dicembre 19, siamo a Christchurch, è il primo aggiornamento della giornata, anche se sono quasi le 8 di sera. Ha piovuto tutto il giorno, stamattina siamo andati a fare una bella corsa nel parco nel momento in cui non pioveva, poi abbiamo preso pioggia per 2 ore, ci siamo rifugiati in un caffè in centro al parco, dove hanno costruito un caffè nuovo perché 7 anni fa c'è stato un terremoto qui, quindi alcuni edifici sono crollati, hanno ricostruito un sacco di roba. In questo caffè c'erano degli uccellini che entravano dal tetto, credo by design, era anche molto moderno, molto bello, però un po' strano questa cosa che fanno entrare gli uccelli dentro il caffè, perché è abbastanza elegante. Niente, abbiamo preso tutta sta pioggia, poi siamo usciti dal caffè, ci siamo presi un altro bel po' di pioggia, siamo tornati a casa, siamo andati a mangiare a un indiano vicino a casa che ci ha dato così tanta roba da mangiare che ce ne siamo fatti impacchettare un po' e ce la siamo portata dietro, perché alla fine abbiamo ordinato, non so, spendendo 15 euro a testa abbiamo ordinato roba per 7 persone tipo. Niente, dopo questo indiano abbiamo dovuto digerire riposandoci a letto, abbiamo dormito 2 ore penso, adesso siamo in centro a berci una birra, e probabilmente compiendo un errore madornale abbiamo ordinato un piatto di nachos, che però la prima domanda che mi ha fatto è: lo vuoi col pollo o con i fagioli? E io lì ci ho messo un po' a capire, perché non capivo sta domanda, io volevo solo dei nachos, e invece ha detto che vengono anche con o il pollo o i fagioli, quindi io ho detto fagioli, vediamo cosa arriva, ma probabilmente la roba che ci siamo portati a casa dall'indiano la mangeremo domani. Domani andiamo in treno, viaggiamo verso la costa ovest, perché ci stiamo dirigendo verso il ghiacciaio di Franz Josef, però abbiamo uno step intermedio in un posto che si chiama Greymouth, e quindi la mattina prenderemo il treno transalpino, giudicato uno dei più belli del mondo, è nella classifica dei primi 10 dei panorami più belli del mondo, però anche domani pioverà tutto il giorno, quindi vediamo quanto è bello con la pioggia. 20 dicembre,
siamo sul treno transalpino che ci porta da Christchurch a Greymouth, che è una tappa intermedia per arrivare poi al ghiacciaio di Franz Josef, ma ci fermeremo una notte. Praticamente è un trenino su un binario unico che attraversa tutte le Alpi neozelandesi, è un viaggio di 5 ore circa, attraverso questi paesaggi incredibili con montagne completamente disabitate, fitte di vegetazione, con le nuvole basse, quindi le cime non sono sempre visibili. Probabilmente a un certo punto vedremo anche delle montagne innevate, però siamo più o meno a metà strada. E niente, cosa ne pensi, Iane? Di cosa? Di questo, di questo viaggio. È un'intervista. Bello, bello, molto bello. Va bene, ti ringrazio per questa opinione particolarmente dettagliata. E niente, c'è una guerra che sta avvenendo sul treno. Fra i turisti, non posso nominare la nazionalità perché purtroppo sono seduti vicino a me, che si lanciano a fotografare ogni centimetro quadrato del tragitto, e quindi sono avvinghiati alle finestre e fotografano qualsiasi cosa. Quindi quando tu vuoi fotografare qualcosa devi prima prendere ammazzate per spostarli, perché altrimenti non riesci a fotografare niente, poiché loro hanno queste schede di memoria da 7000 terabyte e quindi possono fotografare ogni frame della realtà, mentre tu no. Purtroppo provate a indovinare un po' da dove vengono. Siamo arrivati a Greymouth, cittadina di 12000 anime. Ci hanno detto che in passato era 4 volte più grande e poi con il passare del tempo la gente se n'è andata in cerca di fortuna. Tra l'altro è una storia un po' tipo quella di Zio Paperone alla ricerca dell'oro, perché effettivamente c'era oro, c'era giada, quindi era una città dove venivano i cercatori d'oro e i cercatori di giada, presumo si chiamino. Comunque vabbè, il centro sembra abbastanza animato perché abbiamo fatto chilometri e chilometri con il niente se non le montagne attorno. Il nostro ostello, visto da fuori, sembra un po' tipo la casa sulla collina con lo psicopatico dentro, cosa di cui avevamo un po' paura, perché su Airbnb il nostro il tizio che lo gestisce, che si chiama Victor, aveva la foto al contrario, e quindi insomma non è una roba tipo anticristo, non so, non ci ispirava grandissima fiducia. In realtà abbiamo scoperto che è uno spagnolo, quindi probabilmente era solo troppo pigro per girarla. E niente, poi adesso stiamo scendendo in città per mangiare qualcosa, e il primo posto che ci aveva consigliato sembrava effettivamente una birreria figa con tipo le birre locali eccetera, è chiusa perché è morto uno del team, e ci ha incontrato la manager sulla porta scusandosi perché hanno avuto questo lutto. Io ho detto cioè cazzo devi fare. E niente, quindi adesso stiamo andando da un'altra parte a cercare qualcos'altro. Però vabbè, prima impressione, non so, una città di passaggio, mi pare che non è che ci sia un granché, sembra un po' tipo la cittadina di Alan Wake, per intenderci. 21 dicembre, siamo in attesa di partire con l'autobus da Greymouth in direzione di Franz Josef, il ghiacciaio. Questa mattina ho incontrato due tizi a colazione che mi hanno detto che provengono da lì. Il ghiacciaio non si vede più perché si è sciolto, quindi grazie climate change. Ci faremo un 3 orette, 4 orette di autobus e poi saremo ospiti nella casa di una Maori e un presumo un tizio di discendenza britannica. Niente, siamo usciti dal nostro ostello, che ci siamo resi conto che tra l'altro ci ha un po' inculato nella descrizione, perché nella descrizione era scritto che ci sarebbe stato il bagno nella stanza, invece in realtà col cazzo era un bagno condiviso proprio da ostello, e quindi lo puniremo nelle recensioni come è giusto, anche se comunque vabbè, insomma, alla fine il prezzo che abbiamo pagato era accettabile per quello che abbiamo ricevuto. Adesso stiamo ingannando il tempo bevendo della birra locale alla birreria di fianco alla stazione.
Niente, quindi più o meno questo è il piano di oggi. Viaggeremo e basta. Stasera andremo a farci una cena e domani abbiamo una camminata sotto il ghiacciaio, perché per andare in cima al ghiacciaio bisogna, cioè, il tour costava un casino, poi mi pare bisognava prendere addirittura l'elicottero per, forse non è l'unico modo per andarci, però uno dei modi per andarci era con l'elicottero. Quindi alla fine sto ghiacciaio, tra l'altro, si è anche sparito, non so quanto possa essere interessante. E quindi niente, oggi giornata di viaggio un po' pallosa, penso. A 22 dicembre, siamo ancora a Franz Josef, fra poco partiamo per una scarpinata che ci porterà alla base del ghiacciaio, il Franz Josef appunto. Non mi ricordo cosa ho detto nell'ultimo update. Comunque siamo arrivati nella casa dei nostri ospiti, Airbnb, che sembra essere praticamente una comune in mezzo al bosco, dove hanno tipo l'orticello fuori, le galline. Ogni volta che entro in casa ci sono delle persone diverse, quindi presumo che alcune siano ospiti, alcune vivono qui. Infatti la cosa mi ha un po' sconvolto, perché chiedevo: ah, ma quando è che sei arrivata? Fa: no, io vivo qui. Fa: vabbè, boh. E niente, è una casa molto bella, non saprei dire se è uno stile tipico, perché non conosco lo stile tipico, però tutta costruita in legno, una specie di cottage, su più piani. Nel piano dove siamo noi ci sono tre stanze, e chiaramente ci sono delle stanze anche all'esterno, e alcuni sono evidentemente ospiti di Airbnb che aiutano a tirare avanti la baracca, e altri invece vivono qui. Capirò esattamente con che dinamiche. Potrebbe essere anche una famiglia poliamorosa, e in questo caso vorrei partecipare anche io. Comunque, stamattina siamo andati a farci una corsetta, perché in un mese siamo riusciti a fare sport due volte. E niente, poi ci siamo inoltrati un po' nella giungla, perché immaginatevi sto posto come praticamente giungla, una strada dritta con una parallela dove ci sono alcuni negozi, cioè una strada dritta in mezzo alla giungla e attorniata da queste montagne gigantesche, con una vegetazione fittissima, e sullo sfondo una montagna più grossa che c'ha tipo la neve. E quindi noi adesso andremo in quella direzione lì a fare sta camminata in mezzo, presumo, di nuovo alla giungla, e vedremo, scopriremo i misteri del ghiacciaio, senza volare con l'elicottero sul ghiacciaio stesso, perché ci dicono che gli elicotteri, beh, a parte il fatto che costano un casino, ma tra l'altro siccome il tempo non è nemmeno bellissimo, quando ci sono le nuvole, cioè sempre, e non possono decollare, e quindi costano tanto, perché su 10 persone che gli chiedono di volare riescono a farne volare una, perché sennò si vanno a schiantare contro i picchi della montagna, e questo ovviamente sarebbe bad business, e quindi non lo fanno. E così, niente, oggi è così. Poi dopo la scarpinata, se mi ricordo, perché in questi giorni mi sto un po' dimenticando di fare queste registrazioni, vi racconterò com'è andata. Sono al centro da cui partiremo per andare a fare questa camminata sul fondo del ghiacciaio. Ci hanno fatto compilare un form dove dobbiamo dire che non abbiamo malattie, non abbiamo condizioni, se le nostre ossa sono a posto. No. Tra l'altro, se uno pesa più di 115 kg non ti portano nemmeno. Inizio ad avere qualche timore sul tipo di esperienza che ci aspetta. Infatti probabilmente Vittorio Arabo non sarebbe potuto venire. Però la cosa divertente è che anche nel sito, dappertutto, ti scrivono che devi vestirti bene perché farà freddo, deve essere impermeabile, eccetera. E c'è una cicciona indiana che è venuta con l'infradito, con delle farfalline sopra. Adesso infatti sono curioso di vedere cosa gli dice la guida appena se ne accorge. Sicuramente le dirà: te ne vai a fanculo, perché ti spacchi una caviglia dopo 7 passi nella stradina di sassi dove andremo. Siamo passati in una stanza dove ci hanno fatto cambiare, ci hanno dato dei pantaloni che ti proteggono dall'acqua, ci hanno fatto mettere degli stivali, una giacca antivento, un cappello, anche se qui sono 30 gradi, un cappello tipo beanie di lana. Ci hanno detto: se volete vi prendete dei guanti, potete portarvi questo marsupio pieno di roba per sopravvivere. Inizio a un po' essere preoccupato, perché effettivamente sembra una cosa un po' più seria di quel che avevo preventivato. Ho pensato di andare a fare un giretto per il bosco, e invece secondo me ci portano veramente dove fa freddo.
sono ai piedi del ghiacciaio, ci stiamo arrampicando un po' come novelli avventurieri in direzione al ghiacciaio. Allora, arrivando qui, la guida ci ha confermato quell'impressione che avevo avuto, cioè che c'è una natura di tipo giurassico, nel senso che lui diceva che esistono 3 ghiacciai al mondo che vanno, che scendono giù fino alla foresta pluviale, che è praticamente quella che abbiamo attorno noi, e quindi a tirare a indovinare ci avevo più o meno preso, e insomma confermava che è più o meno la natura con cui avevano a che fare i dinosauri. Adesso stiamo camminando. Ah sì, un'altra cosa interessante, dice che Franz Josef è uno dei posti più pericolosi in Nuova Zelanda, perché uno, la montagna che c'è davanti può crollare in ogni momento; due, perché hanno il benzinaio che è sopra una placca tettonica, e nel momento in cui c'è un terremoto gli esplode ed è in centro città e ammazza tutti. Quindi molto bello. Adesso stiamo camminando proprio ai piedi di questo ghiacciaio, c'è questa vallata dove il ghiacciaio fino al 2010 arrivava a 1 chilometro più avanti, ci si poteva camminare sopra. Adesso noi siamo sotto, ma non si può salire, ci si può andare solo con l'elicottero. È una vista incredibile, che ti riempie proprio gli occhi a 360 gradi. Sembra una roba fatta in CG, per farvi capire quanto è fica. E niente, ci sono tutte queste pietre, infatti sto camminando cercando di non andare a schiantarmi con la faccia su una roccia mesozoica. E niente, adesso siamo a, non so, così in linea d'aria, 200 metri dal ghiacciaio. Roba che tipo, se si stacca una placca, o con un salto ninja un po' alla The Messenger, riesco a percorrere 100 metri nel giro di qualche secondo, oppure schiatto. Bellissimo, comunque incredibile. Non so perché mi viene da cantare la musica del Signore degli Anelli, se solo me la ricordassi. E fantastico. 23 dicembre è veramente la roba più distante dal Natale che possiate immaginarvi. Sono fermo a un centro di conservazione della natura, di non so che cazzo. Siamo partiti da dove eravamo, mi ricordo neanche, a Franz Josef. Stiamo andando in direzione Wanaka e siamo su un autobus che fa abbastanza da pausa. Stamattina ci siamo fermati anche a una fattoria di salmoni, ci siamo mangiati uno scone al salmone. Ecco, divertente, il nostro simpatico autista ha dei pantaloncini corti però con delle calze da donna sotto, che non avevo mai visto. È uno stile che evidentemente rende bene in Nuova Zelanda. Comunque vabbè, sono nuovamente attorniato da incredibili montagne, ghiacciai, roba fighissima. C'è un sole che spacca le pietre ed è bellissimo. Abbiamo appena attraversato la più larga lingua di terra attraversata da un fiume della Nuova Zelanda. E peccato però che, appunto, essendo una giornata fantastica, noi la si passi circa 6 ore su un autobus. Purtroppo la vita è così e dobbiamo accettarlo. Comunque, arrivati a Wanaka, poi finalmente avremo un appartamento tutto per noi. Fino adesso abbiamo fatto quasi sempre stanze, e questa sera andremo a fare la cena di Natale, visto che domani era tutto pieno, non siamo riusciti a prenotare. E poi domani, non so, prepareremo un risottino con le piante tipiche, che sarà foglie di palma e non so che cazzo, perché vediamo cosa riusciamo a trovare. Nonostante la temperatura, non possiamo risparmiarci le canzoni di Natale sull'autobus. Siamo arrivati a Wanaka, siamo seduti al tavolo del bar caffè Trota, situato di fronte al lago Wanaka, circondato da una catena montuosa innevata e non innevata, perché davanti a noi c'è la catena montuosa innevata e di fianco ci sono quelle tutte verdeggianti.
stiamo sorseggiando un ottimo Sauvignon Blanc e un rosé della zona, zona di Queenstown, che credo sia un'altra area dove la viticoltura paga le bollette. È una bellissima giornata di sole, siamo di fianco alla spiaggia, appunto c'è questo lago dove la gente va a fare il bagno, ci sono le moto d'acqua, c'è la gente che fa il, come si chiama Iana, lo yoga pad, yoga, vabbè, praticamente c'è della gente su dei paddleboard, sì, su una roba che si chiama paddleboard, che è praticamente un surf che sta in orizzontale, tu ci stai in piedi sopra e spadelli a destra e a sinistra per andare in giro. Questa è la versione normale, poi ci sono due deficienti che stanno facendo invece yoga su questo paddleboard in mezzo al lago, quindi vabbè, insomma, una roba un po' da first world problems. Non è un problema dice. Vabbè, secondo me è un problema mentale, però, e niente, quindi ci siamo mangiati questo, abbiamo ordinato insieme a questo vinello un piattino di patatine, un piattino di 3 kg di patatine arrotolate su se stesse, molto belle, ma le porzioni diciamo sono molto British, molto fritte, cioè tipo olio fritto, un po' come diceva, come si chiama, Livore, il personaggio di Guzzanti. È tutto molto bello, adesso dobbiamo andare a fare la spesa per domani, perché effettivamente è la vigilia e ci dovremmo cucinare le robe da soli, perché presumibilmente sarà tutto chiuso. E niente, fra 3 ore siamo di nuovo a mangiare al ristorante, quindi proprio penso di tornare ingrassato almeno 10 kg. Una cosa che non ho detto perché mi pareva brutto con Iana lì è che la cameriera è vestita da Babbo Natale porno, con degli occhiali a montatura bianca, è tutto molto bello. Questa cittadina soleggiata che sembra estate, con la Babbo Natale porno che ti porta le patatine, molto molto incredibile. Dicembre 24, è vero? È il 24 oggi? 24. Esatto, allora il piano di oggi, una nuova giornata solatissima, il piano di oggi è di scalare una montagna, alle 5 qui chiude tutto più o meno come la vigilia in Italia, scalare una montagna, si chiama Royce Peak, sono quante ore? 5 ore? 5 ore almeno, 5-6. Ecco, 5 ore andare e tornare, 5-6 ore andare e tornare, e quindi scalare questa montagna sotto il sole rovente, e ci hanno consigliato all'ufficio dei turisti di portarci 80 acqua, non abbiamo 1,5 litri e non abbiamo tempo di comprarne altra, quindi potremmo morire disidratati oppure bruciati dal sole, che causa tumore tra l'altro. E quindi questo è il piano di oggi, se non mi sentite più vuol dire che mi son perso nella montagna, perché avevamo cercato di ottenere una guida per fare sta scarpinata, e però oggi siccome è la vigilia col cazzo che ci sono le guide, quindi vediamo come va, e in teoria dovremmo tornare vivi a metà pomeriggio. Siamo circa a metà strada della scalata. È la facciata di questa montagna completamente al sole, non ci sono tecnicamente tanti gradi, penso che siano una 20 di gradi, ma il sole è a picco proprio come sulle Alpi, e infatti ci siamo messi 7 strati di crema solare, ce ne metteremo altri andando su. Allora, sono tutte stradine, sentierini all'aperto, appunto perché il sole ti spacca la faccia, e sono tutti costellati di cacche di capra che fa sempre bene. Comunque panorama da cartolina, lago Wanaka gigantesco sotto, la città nella distanza, e tutto attorno corollato, questo paesaggio corollato dalle montagne. Sembra figo, in teoria siamo a metà, abbiamo camminato solo 40 minuti, probabilmente ci stiamo solo illudendo, perché in teoria per andare su servono 2 ore e mezza, quindi non ho capito esattamente cosa dobbiamo fare le altre 2 ore. Vedremo cosa succede. Ok, abbiamo camminato per più di un'ora, abbiamo appena incontrato un park ranger che va su e giù a vedere che la gente non sia morta, e abbiamo detto così casualmente: ma saremo a metà strada, e le fanno, ci mancano 3 ore per arrivare su, quindi chiaramente non sappiamo percepire le distanze o non abbiamo ben capito la pendenza di questa montagna. Comunque sopra di noi volteggiano i paraglider, sperando che non si schiantino.
ho accettato il fatto di dovermi mettere una specie di sciarpa tipo sceicco di Dubai in testa, perché mi si stanno bruciando le punte delle orecchie, che è una sensazione, le sento sfrigolare, quindi non è bellissimo. Abbiamo visto le pecore, speriamo di non incontrare delle, ci sono anche dei piccioni con un becco, con uno strano becco, probabilmente assassini. Speriamo di non incontrare delle capre incazzate, perché quelle lì, quando se ti caricano, basta. Così, ci risentiamo fra un po'. Allora, siamo in cima al Monte Roy, nel punto di osservazione da cui si vede tutta la vallata sottostante. C'è un punto dove ci si può andare a fare le foto, che è un sentierino piccolo che va fino alla punta proprio estrema del coso, e c'è una fila di gente che vuole farsi la foto con tipo le braccia aperte, che abbraccia il panorama, no? Ci sono dei cinesi che si sono fatti 40 foto e si stanno facendo la staffetta con la macchina fotografica mentre la fila si allunga, e c'è quello che salta e deve fotografarlo mentre sta saltando, e poi va da lontano, e poi gli fa da vicino, e poi c'è la macchina fotografica, e poi c'è il selfie stick, e stanno facendo foto da 40 minuti e la gente non li ha ancora buttati giù. Io infatti speravo che nell'ultima foto, dove lui saltava per farsi prendere in volo, si spaccasse la roccia dove sta saltando e precipitasse nell'abisso, invece purtroppo no. E comunque si stanno facendo tutte queste foto, queste mani aperte, tipo copertina del corso di yoga, molto bello. Devo dire la verità che io vorrei anche non farla, però dopo 3 ore di camminata sto cazzo voglio la foto. Vabbè, niente, abbiamo deciso di farci dei selfie leggermente più in basso del punto d'osservazione, tanto non se ne accorgerà nessuno e sembra sempre fighissimo, quindi abbiamo ingannato la fila e abbiamo deciso di non farci questa foto, perché era intollerabile questa attesa di sti deficienti che per 15 minuti a testa per farsi una foto. E niente, nel mio iPhone dice che abbiamo scalato l'equivalente di 265 piani di un grattacielo, presumo andando su per le scale, e adesso stiamo scendendo. Ci abbiamo messo 3 ore a salire, io presumo che saremo giù in 1 ora e mezza più o meno, perché adesso la discesa è più facile, ovviamente dobbiamo fare meno pause, tra l'altro abbiamo anche mangiato, siamo un po' più forti, un po' più belli anche. E così, insomma, adesso vediamo quando si arriva giù, però 1 ora e mezza secondo me, arca puttana, momenti, vado giù per il burrone, vabbè. Allora, storia drammatica, stiamo scendendo, siamo al chilometro 14. 267 piani di scalata, perché vabbè, andando giù ovviamente ne conta meno, però è l'equivalente, quindi saremo più o meno una volta che raggiungiamo il fondo circa 500 piani di roba abbiamo fatto. È iniziato a scapparmi la pipì in cima alla montagna, però questi geni hanno messo una toilette all'inizio, una toilette alla fine, quindi tu hai 3 ore di camminata fra le rocce prima di poter effettivamente aspettare i tuoi bisogni come una persona civilizzata. Le alternative purtroppo sono: a destra c'hai o i cespugli di rovi o le pecore che brucano o l'abisso, e quindi non si può andare. A sinistra hai una pendenza del, non so, 75%, quindi o sei particolarmente acrobatico o è impossibile pisciare. In più c'hai davanti e dietro i turisti che salgono e scendono, principalmente i cinesi, che sicuramente si metteranno a far foto. Quindi ho dovuto attendere quasi 2 ore prima di trovare uno spiazzetto e avere un buco di privacy per riuscire a fare una pisciata, attraversando anche appunto questi cespugli di rovi, perché sono inevitabili, che pungono tantissimo, quindi probabilmente mi è stato iniettato un veleno che mi ucciderà prima di arrivare al parcheggio, che ormai è in vista. In linea d'aria saranno 100 metri, però andando giù per il sentiero sarà ancora un 15 minuti almeno. Quindi questo è il grande dramma della giornata. 25 dicembre, buon Natale, siamo ancora a Wanaka. Stiamo aspettando l'autobus, arriverà fra 1 ora e mezza più o meno.
siamo davanti al lago in spiaggia in attesa. Si è appena verificata una cosa interessante, c'è una bellissima giornata e tutto, è partito l'allarme, quello globale totale, tipo per indicare che c'è uno tsunami o un terremoto. Ha suonato per 30 secondi, poi si è spento, adesso vediamo cosa succede, però potrei... non so esattamente perché cazzo l'ha fatto partire, adesso non va più, boh, spero per sbaglio. Potrebbe essere l'ultimo messaggio. Siamo arrivati a Queenstown, fortunatamente l'allerta tsunami non era un'allerta tsunami, non so perché è suonato sto allarme, comunque non è successo niente. Ci siamo fatti un 2 ore in autobus, anche meno forse. Siamo arrivati a Queenstown, che è questa cittadina, penso la più grossa del sud. Christchurch è più grande. Vabbè, allora mi corregge la professoressa. Christchurch è più grande. E su un altro lago, si chiama il lago Wakatipu. E sembra essere, beh, al di là del fatto che vabbè, è attorniata anche questa da montagne, eccetera, quindi c'è il lago dove ti puoi fare il bagno, di fianco c'è le montagne, c'è tipo anche la come si chiama la gondola, no, in italiano si dice sta cabina che ti fa andare su per la montagna, adesso non mi viene il termine. C'ha la più inclinata dell'emisfero boreale, non so, dell'emisfero sotto, diciamo così. Ho bevuto un paio di birre, quindi siamo andati a messicano, si è bevuto un paio di birre, non so, lucidissimo. Comunque, vabbè, c'ha questa funivia, dai, cazzo, quello è il nome. Funivia, la più inclinata dell'emisfero, diciamo così. Non so sicuro se sia boreale o siderale o che cazzo sia. Comunque ci andremo probabilmente fra un paio di giorni, domani andiamo in un posto che si chiama Milford Sound, famoso, se lo googlate capite anche perché. E niente, comunque ci stiamo facendo un giretto attorno al lago, c'è una bella camminata e c'è una spiaggia che è completamente ricoperta di corpi umani giovani, seminudi, che fanno festa come se fosse più o meno il spring break americano, giusto? Sembrano... o australiani o inglesi, in bikini col cappello di Babbo Natale, ubriachi che bevono alcol di fianco al cartello con scritto ban di 24 ore al giorno sul bere alcol. C'è una situazione anche un po' inaspettata, perché c'è sta spiaggia piccola e completamente, cioè ogni metro quadrato c'aveva 9 persone che bevevano, ridevano, scherzavano. Comunque una gioventù chiaramente che viene qui a fare festa il giorno di Natale, che sembra effettivamente appunto lo spring break. Ecco, questo è quanto. C'è un sole che spacca le pietre, 27 gradi, proprio di quella violenza sulle Alpi. Per nostra sfortuna l'appartamento è in salita, è una salita credo con una pendenza al 50%, praticamente è come andare su al Roy's Peak che abbiamo fatto ieri, che in combinazione proprio appunto con la camminata che abbiamo fatto ieri non è il massimo, perché abbiamo dovuto portarci le valigie, è una fatica assurda. Infatti siamo arrivati sudati e adesso oggettivamente quando dobbiamo tornare su anche senza le valigie non è che sia proprio il massimo. Infatti mi sentite ansimare, non sono neanche là, sono dall'altra parte, sto già ansimando. È così, giornate bellissime, abbiamo trovato la fine che è veramente una botta di culo, perché poteva anche andarci male, se pioveva non succedeva niente, però intravedo delle toilette in lontananza e avendo bevuto io appunto queste belle birre messicane mi sa che vado anche a, diciamo così, rimetterle in circolo. 26 dicembre, Santo Stefano, qua si chiama Boxing Day. Siamo partiti alle 7 di mattina con l'autobus Awesome New Zealand per andare in direzione Milford Sound. Adesso stiamo facendo la prima pausa a colazione in un posto che mi sono già dimenticato come si chiama. Si chiama come? Tani?
vabbè, non so ricordare neanche gli anni, quindi non è importante. Comunque stiamo mangiando, io mi sto mangiando una meat pie, praticamente è una torta con una bistecca dentro, e devo dire non è neanche male. E cosa divertente, il nostro autista, un action man neozelandese, ci ha raccontato, beh, intanto vabbè, nel tragitto che abbiamo fatto fino a qui ci ha mostrato le montagne che ha utilizzato Jackson e il signor Gli Anelli per far Mordor, e si chiamano Remarkable, giusto? Cioè proprio il nome della catena montuosa è Remarkable. E, ma al di là di quello, ci ha raccontato di tutte le sue attività che fa nel tempo libero. Allora, lui fa le passeggiate sulle montagne, è stato su tutti i vari picchi qui attorno svariate volte, va a sciare, se le ha fatte tutte, si è buttato giù dalla montagna facendo paragliding 4 volte, ha detto, sì. Poi ha detto che siamo in ottime mani, perché nel suo tempo libero comunque fa anche il drifting con l'autobus. E quindi insomma, diciamo che abbiamo il protagonista di un film d'azione come autista, e tra l'altro è anche uno che parla un casino, perché quando siamo partiti da Queenstown ha iniziato a parlare e ha smesso 50 minuti dopo. Infatti avevo anche paura che non smettesse più, perché io volevo anche dormire un po', ma e comunque niente, un'altra bella giornata. Ci ha detto di acquistare dei poncio, perché poi andiamo con una barca sotto una cascata, e se ci fa acquistare i poncio presumo che sia proprio letteralmente sotto, e quindi vediamo fra un po' cosa ci si presenta davanti. Allora niente, abbiamo proseguito il viaggio, ci siamo fermati nella prateria, anche questa attorniata alle montagne, che nel Signore degli Anelli si vede all'inizio, proprio all'inizio del Signore degli Anelli, del primo film, che sono le Misty Mountains, che in italiano non mi ricordo come si chiamano, le montagne nebbiose, non credo, si chiameranno in qualche altro modo. Bellissimo, cioè proprio l'effetto del vento sull'erba, che tra l'altro l'erba qui vedo che cresce tipo fino a 30 cm e poi si ferma, quindi non hai la giungla di erba alta, e quindi c'è il vento che muove i fili d'erba, fighissimo, tipo un effetto generato da una Nvidia 1080. E niente, poi ci siamo fermati in un altro posto che si chiama Mirror Lakes, dove in teoria si riflettono le montagne, però non si vede un cazzo. Oggi si vede che non è il tempo giusto. Ecco, ci ha detto il nostro guidatore Action Man che lui una volta si è fatto da Milford Sound al paese dove ci siamo fermati prima per fare colazione in 4 giorni di camminata, 2 dei quali li ha passati nella neve, sopravvivendo al congelamento. Quindi veramente siamo con Bear Grylls che ci sta portando in questo auto, siamo una botte di ferro, ragazzi. Siamo sulla barca che ci porterà sul Milford Sound per un'ora e mezza circa. Milford Sound, che in realtà sarebbe un Milford Fjord, cioè un fiordo, poiché è un'area creata dall'azione dei ghiacciai, non chiedetemi come perché non sono sicuro, comunque aveva un tratto di mare attorniato da ste montagne che vanno su dritte praticamente, molto bello, con delle cascate sulle pareti. È stato chiamato in realtà Milford Sound semplicemente perché il termine fiordo è una parola scandinava e all'epoca non la sapevano, e quindi l'ha chiamato nel modo sbagliato. Non so come sia sound in italiano, che cioè, saprete il significato standard, cioè suono, ma evidentemente è anche un termine geologico che credo sia quando quest'area viene creata dai fiumi. E hanno sbagliato a consegnarci la roba da mangiare, quindi ci siamo dovuti fare la fila per mangiare un ottimo e tipico tortiglia con i falafel. Adesso stiamo bevendo del caffè all'interno della nave invece di andare fuori a vederci il panorama, e quindi fra poco andremo fuori a fare qualche foto. Probabilmente ci ha detto che ci portano sotto una cascata che posso vedere in lontananza, c'è un'altra nave sotto lì adesso, presumo che andremo sotto là. 27 dicembre,
L'ultimo giorno che passiamo praticamente in Nuova Zelanda, questa notte alle 4 dobbiamo andare in aeroporto, da Queenstown voleremo ad Auckland e poi direttamente da Auckland andremo a Tokyo. È l'ultimo giorno in cui dobbiamo lavare un po' di vestiti, dobbiamo fare spese di regalini vari eccetera. Per il momento sono rimasto bloccato con mio padre per 30 giorni, oggi ho trovato una salsa piccante fatta in Nuova Zelanda, mi sa che gli porto quella che è la cosa più facile da trasportare. Adesso stiamo mangiando una pizza New York style, che sarà quella alta 7 cm con da 3 kg di formaggio sopra, e sul muro hanno quelle più popolari, una delle quali si chiama Italian Stallion, c'è una foto gigantesca di Rocco e l'ingrediente principale è ovviamente Italian Sausage, quindi questo per comunicarvi come siamo conosciuti ancora all'estero. Allora, siamo saliti con la teleferica, o come cazzo si chiama, la chiamano gondola qua, in cima a una delle montagne che sovrastano Queenstown. C'è una bella vista, ci siamo bevuti un cocktail, fatto un giretto, si può fare anche il paragliding, ci siamo informati sul prezzo, su $239, quindi anche no. Però c'è una roba figa che hanno fatto, praticamente lo chiamano Luge, praticamente è una pista alla Mario Kart dove ti danno una specie di mini kart e ti buttano giù per la montagna praticamente lungo questa pista. Quindi adesso abbiamo acquistato un biglietto e cercheremo di non schiantarci o di finire dentro un burrone. Ci vanno anche i bambini, però non capisco benissimo perché paiono esserci due piste, una veloce e una lenta, quindi adesso scopriremo se in realtà fanno tutti parte della stessa pista oppure effettivamente c'è la pista adulti e la pista bambini. Sembra molto divertente, quindi proveremo, se non sentite più niente vuol dire che chiaramente sono finito dentro un bosco o nel mare direttamente. Allora, siamo di nuovo sulla funivia, abbiamo finito sto giro con sto luge, sorprendentemente divertente. Ovviamente ci hanno mandato nella pista blu, che è quella facile, perché il primo giro devi farlo su quella facile, però ne abbiamo comprato solo uno, anche perché costa $14, non è proprio gratis, però comunque si va giù abbastanza sparati e ci sono un paio di punti dove la gente si incastra, perché ci sono tipo delle curve a 90 gradi, quindi se non hai ben presente come si guida un'auto ti vai a schiantare. E la cinese di fronte a me, andando giù sparata in discesa, si è sistemata il casco sbandando e andando a sfracellarsi sul lato della strada, e devo dire che non mi dispiace, perché in questa vacanza ho imparato che cinesi ce ne sono troppi e anche se qualcuno si schianta sul lato della strada va bene così, insomma. È lo stesso per gli indiani, cinesi indiani che fotografano se stessi mentre fotografano fotografie, troppi, e quindi facciamogli fare sti giri in macchinina così ci liberiamo di un po', ecco. Dicembre 28, sono le 4:12 di mattina, noi siamo all'aeroporto di Queenstown da soli, ci ha portato il tassista, ovviamente sul sito era scritto presentatevi almeno 2 ore prima, l'aeroporto non è neanche aperto, quindi stiamo girovagando per la lobby dove, assieme a degli scatoloni, in attesa che si aprano le porte. Ovviamente, cioè, il nostro volo dice che dobbiamo fare il check-in entro le 5:05, sono le 4:14, non è neanche aperto l'aeroporto, quindi penso forse avevano un po' esagerato con la richiesta di arrivare in anticipo, e quindi niente, siamo molto felici di esserci svegliati esattamente alle 3 per arrivare qui correndo, e adesso attendiamo pazientemente che sti coglioni aprano sto aeroporto. Dopodiché atterreremo ad Auckland, dove ci fermeremo credo un'ora, e poi se va tutto bene partiamo per Tokyo. Una volta arrivati all'aeroporto di Narita abbiamo un'ora di treno per arrivare in centro, infatti arrivare in centro a Tokyo è un po' un palo in culo. Abbiamo anche esplorato la possibilità di prendere un taxi, ma sono €160 da Narita a dove dobbiamo andare, e quindi magari anche no. Ok, sempre il 28 dicembre, siamo appena atterrati a Narita, sono le 5 del pomeriggio qui, è appena
calato il sole, abbiamo, l'aereo è atterrato con un tramonto sul Monte Fuji, è veramente spettacolare. Scendendo, una donna ha cercato di rubare la borsa di Iane, è stato molto divertente, stava partendo via con la borsa di Iane. E quindi benissimo, grande Giappone, non delude mai. No, si è sbagliata, però insomma, vabbè, magari non era simpaticissimo se si portava via la borsa sbagliata. Adesso stiamo andando a ritirare i bagagli e poi abbiamo un'ora di treno per arrivare in zona hotel, che sarà divertente. Allora, ci siamo fatti un 40 minuti di coda al controllo passaporti, dove abbiamo dovuto compilare due diverse dichiarazioni di non essere dei trafficanti di droga o tipo dei criminali, parlo piano perché siamo in metro, e poi niente, adesso dobbiamo scoprire come arrivare all'hotel. E la tizia al banco ci ha detto di scendere a Shimbashi, ci ha detto avete 7 minuti per prendere il treno, e ci siamo lanciati giù per le scale, era un treno a 2 km di distanza da dove abbiamo comprato il biglietto, siamo entrati per il rotto della cuffia. E adesso il problema principale è che siamo sulla linea giusta, però questa linea giusta ha 5-6 differenti tipi di treno, di cui solo due arrivano dove dobbiamo arrivare. E lei ha detto che era un treno diretto, però va a fidarti del giapponese che ti parla in inglese. E quindi adesso dobbiamo scoprire se siamo sul treno giusto o semplicemente siamo sulla linea giusta ma sul treno sbagliato. E poi la cosa più bella ancora è che una volta arrivati alla stazione non abbiamo la più pallida idea di dove andare per trovare l'hotel, anche perché non abbiamo connessione, wifi eccetera, quindi anche usare Google Maps diventa complesso. Venire in Giappone è sempre bello per queste cose qua. Infatti riascoltavo l'altro giorno la puntata sul Giappone, la primissimo extra che abbiamo registrato con Rincast, e insomma mi sono tornati in mente queste le macchinette dei biglietti che non ti dicono quanto devi, cioè prima devi mettere i soldi poi ti dicono quanto devi pagare, tutti questi meccanismi un po' così particolari. Ok, siamo arrivati alla stazione dove dovevamo arrivare e il treno ci ha messo un'ora e mezza, quindi questo va tenuto in conto poi quando dobbiamo ripartire. Adesso Iane è andata dal capo stazione, Station Master's Office, a chiedere informazioni da che parte dobbiamo uscire per il nostro hotel, e sta mandando in crisi tutto il dipartimento, come ovviamente succede ogni volta in Giappone, che chiede informazione, se non la sanno iniziano a chiamare la polizia, i carabinieri, fermano gli altri colleghi, fermano la gente per strada. E sta succedendo sta roba qua, io sto osservando dall'esterno per farmi una risata, però è eccezionale come invariabilmente, se non sanno darti un'informazione, piuttosto si ammazzano piuttosto di non dartela. Adesso sono in due e uno sta telefonando a un altro per farsi dire dove cazzo è sto hotel e dove dobbiamo andare. Siamo finalmente nella stanza, nel nostro hotel, Ginza Mosu Sarkazu Hotel, appunto nel quartiere di Ginza, che è un quartiere di shopping, così mi si dice. Sto indossando in questo momento un bellissimo pigiama di seta, un po' tipo la Bruce Lee. Abbiamo questa stanzetta di, sarà 2,5 metri per 2,5 metri più un piccolo corridoio. Ci stiamo a malapena, non si può fare un cazzo in stanza. Praticamente abbiamo il lavandino dove di solito c'è la scrivania per metterci la roba sopra. Quindi abbiamo il lavandino di fianco al letto. E il water è separato dalla vasca. Cioè c'è una stanza con una vasca e un'area un po' tipo sauna, quella roba dove si lavano loro sui seggiolini. E il water è separato, water riscaldato, con il bidet già provato con grande soddisfazione, e quindi di quello non posso lamentarmi. C'è una bella TV con delle informazioni tradotte in un inglese pessimo, e niente, dove si possono acquistare dei film a noleggio. Abbiamo già guardato i film per adulti, sono tutti molto interessanti, però anche no, dai. E comunque, tra l'altro penso che per noleggiarli serva uscire in corridoio, perché c'è una macchinetta che distribuisce dei bigliettini che probabilmente ti danno un codice che ti serve per sbloccare i film nella TV, quindi una procedura di
complicazione incredibile. Comunque, vabbè, la stanza è carina, in legno chiaro, abbastanza bella. Effettivamente ci hanno dato questi pigiamini un po' alla Bruce Lee. E abbiamo deciso di non uscire per questa sera perché siamo stanchi, quindi riposiamo e partiamo domani mattina. Ecco, cosa buona, al piano terra c'è un 7-Eleven che è praticamente inglobato nell'hotel, e siamo andati a prenderci due bento box. Io ho speso 6,40 euro e Ian ha speso 3,60 euro, una roba genere, e mi sono preso due di quei triangolini di riso con della roba dentro, che ci avranno un nome ma in questo momento mi sfugge, nigiri forse, non sono sicuro. E poi una scatoletta di bento con il riso, del pesce, c'era del tempura, della roba del genere. Quindi con 6 euro mi sono preso questa roba qua, più una lattina di limonata alcolica con limone di Sicilia, c'era scritto, che non faceva neanche schifo, era un po' acida, un po' tanto acida, ma non male. Ecco, magari prima di partire farò il test delle bibite che aveva avuto un grande successo all'epoca, e poi eventualmente, se vogliamo provare tutte le funzioni del water, posso anche farvi la telecronaca in diretta di quella roba lì. E comunque, dell'area abbiamo visto veramente poco, pare che ci sia della gente elegante per strada, quindi noi siamo anche un po' fuori posto, e domani mattina partiremo l'esplorazione. 29 dicembre, mi sono appena svegliato, sono un po' malaticcio oggi, ho la tosse, ho il soffiamo in naso, che peraltro penso in Giappone sia anche un problema. Ho preso già due pastiglie per mal di testa, mi sono ammalato con l'aria condizionata, più che andare a scalare le montagne e roba del genere. Comunque, beh, siamo arrivati alla prova più attesa di tutta la vacanza, e cioè il bidet dei water giapponesi. Allora, sono seduto sul trono, ho già prodotto, e davanti a me c'è questo, anzi di fianco c'è questo pannello con conto quanti bottoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bottoni, di cui 0 in inglese. Su alcuni hanno messo delle etichette che esplicative. Allora, uno dice stop e fin là, ok. Poi uno dice shower, poi uno dice bidet, uno dice flush e basta, gli altri bisogna indovinarli. Allora, flush, c'è il simbolo di una roba, sembra tipo un arcobaleno, si presume sia il flush della toilet, siccome l'ho già provato, lo so. Uno è un arcobaleno più grande, uno è un arcobaleno più piccolo. L'arcobaleno più grande fa il flush, appunto, manda giù l'acqua. Vediamo quello più piccolo, sperando che non mi risucchi il culo. Ok, direi che fa più o meno la stessa roba. Fa più o meno la stessa roba, consumando si presume meno acqua. Lo stopperà tutto. Poi abbiamo i due che confondono la gente, shower e bidet. Allora, guardando le istruzioni che ci sono sul tablet in camera, scopro che il bidet qui è considerato solo per le donne, invece lo shower dovrebbe essere quello che ti pulisce il culo. Allora, adesso, così per la scienza, io provo a premere il pulsante bidet, e cioè voglio sentirmi una donna per un momento. A questo punto si aggiunge una si arca madonna, mi sta arrivando sui coglioni. Si accende una spia che mi permette, credo, di regolarne l'intensità. Esatto, esatto, mi sta scalfendo il sottopalle. Esatto, adesso se io volessi stopparlo, penso di poterlo fare con il tasto stop. Esatto, molto bello. Ora invece vorrei provare lo shower per capire la differenza, e anche questo posso aumentarne l'intensità, no? E ok, quindi come potete intuire, colpisce due punti diversi delle vostre pudenda, e anche qui posso aumentare l'intensità se preferisco avere un getto di acqua compressa che mi ripulisce dalle mie schifezze. E i due bottoni sotto bidet non so cosa servono,
perché se li premo non succede niente. E poi c'è questa fila di 6 bottoni sotto che io credo servano per regolare la temperatura della tavoletta, però sono tutti in giapponese e c'è anche un off che presumo. Sì, ok, allora vedo che premendoli no, però succede anche della roba con l'acqua. Beh, purtroppo non so cosa sia, quindi mi estengo e vorrei evitare di bruciarmi il culo. E comunque niente ragazzi, anche per questa volta abbiamo fatto il test più bello di tutti. Allora, per colazione siamo finiti in un posto che si chiama Eggs and Things, popolato direi per metà da non giapponesi, dove si fa la colazione effettivamente un po' più all'occidentale, quindi ci siamo presi dei aiutami Ian, cosa abbiamo mangiato? Pancakes al cocco con la panna montata sopra, letteralmente credo 15 cm, uno strato di 15 cm di panna montata sopra, cioè abbiamo metà l'ho messa nel caffè perché non erano immangiabili, altrimenti poi degli eggs benedict eccetera. Ecco, in totale abbiamo speso 5.648 yen, che sono circa 44 euro. Abbiamo preso due caffè, due succhi, che vabbè non è indecente per un brunch, perché vabbè poi con le uova c'erano anche delle patate, insomma siamo pieni adesso per un po'. Però per comparazione, al 7-Eleven ieri sera abbiamo speso rispettivamente 800 e 400 yen, mi pare, e abbiamo fatto cena. Quindi si può fare la cena con 1.200 e colazione con 6.000. E adesso ogni tanto le donne qui che ci stanno servendo urlano il loro arigato gozaimasu, ma lo fanno ad intervalli random, quindi non so se riuscirò a registrarlo, ma sicuramente prima della fine del viaggio lo sentirete in background, perché quando inizia una parte una specie di reazione a catena dove tutte le cameriere del locale dicono la stessa roba ai clienti. È così, insomma. Adesso poi il piano per oggi è di andare a Shibuya, e da Shibuya vediamo un attimo cosa fare. Probabilmente oggi faremo shopping, domani un po' la visita più culturale. Allora, abbiamo preso la metro per Shibuya e ci siamo ritrovati d'improvviso al quinto piano di un grattacielo. Non so esattamente come cazzo abbiamo fatto, perché siamo partiti da sottoterra, siamo arrivati e non riuscivamo a capire dove eravamo, perché siamo usciti dalla metro e ci siamo ritrovati dentro un grande magazzino della Shiseido, quelli che fanno tipo i mascara e i rossetti, quella roba lì, e non riuscivamo a capire, abbiamo dovuto chiedere dove siamo, come si fa a uscire, e ci hanno detto guarda siete al quinto piano, dovete scendere. Come il quinto piano, cazzo, siamo partiti da un bunker sotterraneo. Vabbè, comunque siamo arrivati a un quinto piano, siamo scesi. Una cosa interessante, in metro c'era uno con quattro telefoni che stava cliccando su tutti e quattro contemporaneamente, non sono riuscito a vedere cosa faceva, però o giocava a Pokémon o era uno di quelli delle farm dei click che finge di essere un utente vero. E comunque vabbè, siamo scesi dal quinto al primo piano, intravedo la luce dell'esterno, purtroppo siamo finiti in un negozio di vestiti e Ian ha già iniziato a chiedermi posso provarmene un paio eccetera, quindi adesso rimarrò imprigionato qui per le prossime due ore guardando da lontano la luce del sole all'incrocio di Shibuya. Niente, in sottofondo sentite un pazzo che sta cercando di vendere una giacca in sconto al 109, dove ho tirato Ian con un trabocchetto, essendo questo il posto dove... Madonna di Dio! Cazzo! Ian mi ha appena tolto una scarpa accidentalmente. E quindi niente, stiamo facendo giretto shopping e così, sono questi il 109, per chi non se lo ricorda, l'abbiamo fatto coperto anche l'ultima volta che siamo venuti a Tokyo, e è questo posto pazzo dove ci sono accessori femminili di vario tipo e delle gran gnocche alla vendita, e quindi questo è il mio trucco. Adesso io fingerò di dover comprare dei calzetti a mia sorella, mentre
in realtà vengo qui a guardarmi le clienti e le venditrici. Tutto molto bello. Stiamo facendo un giro al Don Quixote Ginza, praticamente è una specie di supermercato su più piani dove vendono solo roba, quasi solo roba dolce, non è esclusivamente roba dolce, è quasi solo roba dolce, e c'ha la roba più incredibile del mondo, tipo il Kit Kat alla patata dolce viola, il Kit Kat alla mela, la Dr. Pepper al gusto melanzana. Adesso sto guardando, ho guardato, c'era una della pizza sottovuoto, pizza al salame sottovuoto su una fetta di pesce, che è una roba veramente, faccio fatica a immaginarmela, e bibite di qualsiasi tipo, c'è la Fanta alla mora, la Fanta all'albicocca. Poi vabbè, ovviamente un sacco di roba che non conosco, non ho la più pallida idea di cosa sia. 5.000 tipi di caffè, il tè matcha in polvere già col latte dentro, sto cercando di capire anche come descrivervi questa incredibile quantità di stronzate che ci sono qui, perché è veramente fuori di testa. Sono nella sezione succhi, quindi vedo solo dei succhi. Vediamo, tè al limone, 5 milioni di tipi di bibite, la bibita di paperino, vediamo qua attorno, il tè al latte e bibite energetiche. Faccio anche proprio fatica a capire che cosa cazzo c'è dentro su sta roba. Vediamo, Coca-Cola, che gusti di Coca-Cola c'è? C'è la Coca-Cola Gold, che sarebbe la Coca-Cola Zero, però qui ce l'hanno dorata. Poi abbiamo, vediamo, faccio il giro nella parte refrigerata. Abbiamo 700 tipi di tè, di quello che sa del popcorn, Japanese green tea o Ocha. Poi abbiamo acqua a vari gusti. Poi il tè al riso, poi abbiamo jasmine tea, vabbè, quello là ci sta, caffè preconfezionato di vari tipi, ovviamente poi per strada mi sono fermato a prendere una lattina di quelle là calde che ci sono dai distributori, perché anche quello, e oggi latte, che non so cosa sia. Poi abbiamo la soda al mirtillo, abbiamo che sentite questa musica, tra l'altro tipo rondò veneziano, abbiamo il succo di banana, il frullato di fragola, e dietro di me vi leggo qualche nome di caffè, abbiamo caffè fire bitter, Daidu Blend Coffee Original, Deccan Coffee, Black, poi abbiamo Fire, basta, Georgia European, President of Wanda, Barista Blend, Emerald Monday Blend, Latte Base, sarà Latte Base penso, poi abbiamo un caffè alla banana latte, ottimo, già dall'immagine si capisce che è buonissimo, Dr. Pepper liscia, poi abbiamo sangria sparkling, tutto nella stessa sezione, vabbè, poi iniziano le bibite giapponesi che però faccio fatica, dovrò fare dei test di assaggio per descriverveli meglio. Comunque vabbè, insomma, sono solo al secondo piano, penso che ce ne siano un altro paio e sono già perso. Cioè, dopo essere rimasti intrappolati un 40 minuti davanti alla parte dedicata al sake, dove Ian mi diceva compriamo un sake e ce ne sono 7.000, tra l'altro non si capisce nemmeno qual è la differenza fra uno e l'altro perché è tutto in giapponese, proprio non c'è neanche una parola in inglese, abbiamo comprato un cartone
è completamente incomprensibile. Non lo so. Aspetta. Completamente incomprensibile, abbiamo comprato questo cartone così lo regaliamo a qualcuno sperando che non lo uccida, che non sia tipo Varecchina. E adesso siamo saliti al piano superiore dove purtroppo ci sono solo, in realtà invece del cibo ci sono dei trucchi, e abbiamo scoperto ad esempio la pinzetta per schiacciarsi i punti neri sul naso, oppure un extender che tu ti puoi inserire all'interno della narice per mettere il far andare il tuo naso all'insù. Se preferisci esteticamente un naso che va all'insù, hai questa specie di pezzettino di plastica con due palline agli estremi che tu ti inserisci nella narice e ti solleva il naso per un risultato estetico più pregevole. E Iane è molto interessata, vero Iane? Quant'è che costa? Te lo compro? Me lo compro, me lo metto. Sono più interessata. Me lo metto anche io, guarda solo. C'è un bellissimo karaoke per strada. Siamo da Shibuya, siamo andati a Harajuku, che per chi se lo ricorda è la zona dove abbiamo fatto la Nami, i video famosi con la testa di cavallo eccetera, dove siamo andati appunto, c'erano i ciliegi in fiore, siamo andati a fare sto picnic. Adesso stiamo cercando di tornare a sto parco che ovviamente non avrà i ciliegi in fiore, ma noi andiamo a farci un giretto lo stesso. Abbiamo finito il nostro shopping al posto di cui prima, di cui ho già dimenticato il nome, Gojira qualcosa, e abbiamo comprato una serie di cose. Per esempio abbiamo comprato il tè matcha, abbiamo comprato i Kit Kat, abbiamo comprato 14 paia di calzetti, ma non per scherzo, 14 ne abbiamo comprate, non tutte lì ma un po' al 109, un po' lì, 14. Di cui praticamente sono quasi tutte per regali. Comunque praticamente il mercato dei calzettai giapponesi sta in piedi grazie a noi. E poi abbiamo comprato anche dei passatempo per adulti, visto che c'erano lì in questo posto bellissimo che aveva appunto caramelle e anche cazze di gomma, cose del genere. La cosa divertente però è che siamo andati a pagare alla cassa, quella che ti toglie le tasse, perché per i turisti tolgono le tasse, che non ho capito bene perché, comunque è ottimo. E la cosa divertente è che hanno chiesto il passaporto a Iane e gli hanno attaccato la ricevuta con la lista di tutto quello che abbiamo comprato sul passaporto, inclusi questi passatempo per adulti. Quindi adesso lei per sempre avrà questo marchio in giapponese di aver comprato queste robe, questi cazzi di gomma. Allora, siamo tornati, oggi è il 30 dicembre, ultimo giorno di vacanza ufficiale, stanotte prendiamo l'aereo e torniamo a Helsinki. Siamo tornati a Harajuku per visitare il Meiji Jingu Shrine, perché ieri quando siamo arrivati stava chiudendo e quindi abbiamo fatto 200 metri e poi ci siamo andato indietro. E venendo qui siamo dovuti passare da Shibuya e lì bisogna fare un cambio di linee con i treni, e però ci siamo trovati davanti a questa mappa dove allora praticamente per comprare un biglietto tu devi guardare la distanza dalla stazione dove sei alla stazione dove devi andare, ogni distanza ha un certo costo. Il problema è che la mappa che avevamo davanti aveva tutti i nomi delle stazioni in giapponese, quindi non c'era il nome in inglese. Abbiamo provato a confrontare un po' dalla mappa che avevamo eccetera, ci sembrava che i kanji fossero quelli, abbiamo preso un biglietto che costava 140 yen come ieri, solo che evidentemente abbiamo preso una linea diversa, non so esattamente cosa sia successo. Quando siamo arrivati a Harajuku il biglietto non è andato dentro il gate lì che ti fa passare, al che il controllore si è incazzato e ci ha detto ripetutamente mistake e poi ci ha mandato a cagare e ci ha fatto uscire. Però se me la rendono facile io gli do i soldi, se no comunque molto arrabbiato perché abbiamo cercato di imbrogliare il sistema giapponese che funziona perfettamente. Ecco un aspetto della cultura giapponese che avevo completamente rimosso è che ai giapponesi piace fare la coda. Oggi abbiamo visto
prima che aprisse, coda all'Apple Store. Tra l'altro non ho neanche capito perché, non esce mica, forse esce l'iPhone XR. Comunque c'era la coda stamattina all'Apple Store. Adesso stiamo, è ora di pranzo, c'è la coda fuori dal venditore di udon, poi c'è la coda fuori dal venditore di borse, poi c'è una coda per strada che è talmente lunga non capiamo neanche dove arriva. Adesso ad esempio c'è la coda, stiamo passando di fronte alla coda per entrare nell'ascensore che ti porta dentro un palazzo pieno di negozi. È così, e insomma è molto bello fare le code. Poi abbiamo appena attraversato questo, come si chiama quella via là che abbiamo fatto? Come si chiama la via dove siamo appena stati? Vabbè, c'è una via piena di teenager che comprano stronzate, pupazzetti eccetera, dove bisogna camminare proprio a passo di lumaca perché non si può passare, ovviamente non abbiamo comprato niente. E niente, adesso l'idea sarebbe di andare a Akihabara, se riusciamo a capire come arrivarci, perché non è proprio semplicissimo da dove siamo. Allora, visto che siamo a Akihabara, non può mancare un giretto veloce in una sala di pachinko. Vorrei ricordarvi il rumore che c'è. Io non so, c'è della gente che sta qui tutto il giorno, come cazzo fanno? Allora, sono riuscito per 15 minuti ad abbandonare Iana in un negozio di make-up e mi sto infiltrando nel Siga Arcade di Akihabara per documentare per voi, cari amici, cosa ci si trova sull'interno. Allora, c'è un piano sotterraneo di videogiochi, poi ci sono tre piani di prize games, che sono quelli dove si pesca la roba e si pescano le cose più strane, tipo anime figure, asciugamani, quei pillow lì, quei cuscini a forma di essere umano che abbracci, cose del genere, insomma roba abbastanza per deviati, diciamo così. E poi, scusate, non sto facendo le scale, c'erano addirittura cuscini a forma di Sega Saturn o di controller del Mega Drive, che sono molto belli questi effettivamente. Quasi quasi ritrago la mia accusa e mi metto a provare a pescare. Adesso sto guardando della gente che gioca a questi arcade dove tu devi appoggiare le carte che hai fisiche che hai comprato per sconfiggere i nemici che ti si parano a schermo. C'è una roba che è un incrocio fra un gioco di carte e un picchiaduro, stranissima, devo dire la verità. E vabbè, vedere gli arcade in Giappone è sempre una figata, perché c'è della roba che è veramente spaziale. E niente, sta roba che sto vedendo effettivamente la gente si chiama Fate Guard Order Arcade. La gente appoggia delle carte che ha sul cabinato e poi effettivamente però poi giocano, quindi non so, presumo che gli salverà il personaggio, se non so esattamente come cazzo funzioni, perché poi ci sono anche delle carte a schermo che possono premere. Mi sembra più un gioco multiplayer. Allora proseguo al piano superiore, perché questo è ancora un incrocio fra piano videogiochi e piano prize game, è una roba a metà. Vedo sui muri ci sono cartelli di giochi che non ho mai sentito, tipo Wonderland Wars, oppure Fence Dream 2. Adesso sono al piano numero 5 e mi inoltro nel delirio, e anche qui c'è questo Wonderland Wars. È un gioco che come controller ha una specie di palla gigantesca con una penna attaccata, e non so come cazzo ci usi perché non vedo nessuno giocarci. C'è un arcade di Final Fantasy
Dissidia. C'è una roba che sembra, no, non è, non sembra, è un gioco di Gundam. Ci sono file e file di cabinati di gente che si mena con a Gundam, un po' tipo Virtual On però con Gundam. Allora esco da questo piano perché tanto più o meno è tutto qua. C'è della gente che batte le mani avendo umiliato il giocatore al proprio fianco a Dissidia. Salgo al sesto piano, che se le leggi dell'hype sono valide sarà il migliore, dove probabilmente c'è tutta la roba classica. Infatti si parte con Virtua Fighter, Virtua Fighter 5, 50 cabinati di Virtua Fighter. C'è anche due cabinati speciali con scritto Final Showdown Virtua Fighter 5 Very Hard. Te lo dico subito così non ti lamenti. Abbiamo un Tekken 7, gente che si sta menando a Tekken. Però devo dire che questo di tutti i piani è il meno popolato, quindi la roba classica Siga ha perso un po' di smalto. La gente preferisce questi arcade ibridi, questi arcade ibridi che si vedono negli altri piani. Altri giochi che ci sono, c'è un Guilty Gear XRD R2, c'è Blade Strangers che non so cosa sia, Fate Unlimited Codes, sono tutti picchiaduro questi, alcuni io onestamente non li ho mai sentiti. È così, però niente, c'è meno gente in questi piani. Secondo me un po' rappresentativo del fatto che noi in Occidente del Giappone non capiamo più un cazzo. Ciao, sono Ito, saluto da Giappone per amici Rincast. Grazie. Quello che avete appena sentito è Ito, famosissimo cuoco chef, maestro di arti marziali, che qualcuno di voi si ricorderà dallo speciale Giappone fatto con Vito e Simone, eccetera. All'epoca eravamo andati a mangiare, l'avevamo incontrato, ci aveva portato in giro, eravamo andati a mangiare nel suo ristorante e siamo riusciti a beccarci per un'ora prima di ripartire, perché lui è qui, adesso si è sposato con un'australiana, sta venendo per Capodanno. Ci ha beccati un'ora, mi hanno portato a mangiare il tonkatsu e abbiamo discusso dei bei tempi andati, abbiamo discusso di cosa fa in Australia adesso, fa ancora il cuoco, ma ha chiuso il ristorante qui a Tokyo, adesso fa catering in Australia, dove dice che ha guadagnato, che guadagna il doppio. E niente, è stato un bel rivedersi. Lui è ancora giovane come 8 anni fa, mi pare che fossero circa 8 anni fa quando abbiamo fatto l'altro viaggio, e ovviamente con questa moglie felice di stare al sole, felice di guadagnare il doppio, e non mi sembra che gli manchi tantissimo il suo ristorante giapponese, dove diceva che sebbene comunque riuscisse a riempirlo abbastanza regolarmente era difficile fidelizzare i clienti, perché in Giappone hai talmente tanta scelta che la gente vuole sempre provare qualcosa di nuovo, eccetera. È stato un piacere rivederlo, e anche il coronamento di questa vacanza per rivedere i vecchi amici che vivono dall'altra parte del mondo. E niente, abbiamo provato a offrirgli la cena, alla fine ha preso una mazzetta di denaro che chiaramente adesso guadagna bene in Australia, l'ha piazzata sul banco, adesso non so nemmeno, forse ci ha praticamente pagato per andare a cena con lui. E niente, questa è l'ultima cosa che facciamo prima di prendere il treno per andare all'aeroporto, dove si chiuderà con qualche battuta la nostra magica avventura. Niente, è stato entusiasmante. Siamo ufficialmente, almeno in Giappone, è il 31 dicembre, è mezzanotte e 6 minuti del 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, ultimi minuti della nostra vacanza in Giappone e in generale della nostra vacanza. Insomma, ci tocca tornare a lavorare e ci aspettano 10 ore di volo, poi una pausa a Francoforte di un paio di ore e poi un altro paio di ore di volo. Arriveremo a Helsinki nuovamente il 31 dicembre a luna,
e so che il mio tono è abbastanza triste, ma è perché ho preso, intanto sono già di mio, poi ho preso una pillola per dormire, quindi mi sto spegnendo. E volevo solo dire che l'annunciatrice, la hostess, ha chiamato il passeggero Guns N' Roses, quindi non so se c'è qualcuno che effettivamente fa di nome Guns e di cognome N' Roses. Questo lo scoprirò volando, se parte il concerto così a metà nottata. Allora, siamo atterrati a Helsinki a mezzogiorno e mezzo, dopo 11 ore, anzi 12 ore di aereo Tokyo-Francoforte, 4 ore di aeroporto a Francoforte, altre 2 ore e mezza di aereo. E sull'aereo dal Giappone, durante la notte mi hanno offerto una dissetante polenta liquida, che infatti mi ha preso un po' alla sprovvista, pensavo fosse succo d'arancia, invece era tipo polenta, una prelibatezza giapponese che vi raccomando. E niente, siamo in Finlandia, c'è la neve, quanti gradi sono, Iane? Hai visto? Meno 2 gradi. E adesso abbiamo il frigo vuoto, infatti stiamo aspettando l'autobus che sta per arrivare per andare a comprare qualcosa da mangiare. Quindi si interrompe qui la nostra meravigliosa avventura, ma rimanete sintonizzati, cari amici Rincast, perché presto continueremo a parlare di videogiochi, dopo questa parentesi entusiasmante. Vado a fare la spesa. Allora, come ho anticipato nell'intro, ovviamente questo mese registreremo anche un episodio standard di Rincast dove parleremo di videogiochi, quindi non crucciatevi se non vi è piaciuto questo episodio dei viaggi, e se invece vi è piaciuto fatemelo sapere, che così grazie alle vostre donazioni, cari amici, farò altri viaggi che documenterò per voi. Comunque, volevo ricordarvi un paio di cose. Allora, partecipo anche a un altro podcast che si chiama In Cassaforte. Trovate le informazioni che vi servono a incassaforte.com. Comunque, insomma, se lo cercate su iTunes o altri client lo trovate. Parla di personal financing. L'ultimo episodio che è uscito discute quello che abbiamo imparato nel 2018, cioè come risparmiare qualche soldo e come non buttarli via. Cos'altro, se volete supportare Rincast lo potete fare all'indirizzo patron.podbean.com/Rincast, oppure potete comprare la vostra roba su Amazon. So che avete finito completamente le riserve monetarie sotto Natale, comunque mettetelo nei segnalibri. Il link con referral Amazon di Rincast lo trovate nella colonna destra a www.rincast.it, se guardate da mobile è in fondo. E lo trovate anche nella descrizione di questo episodio e nel nostro account Twitter, insomma, se volete aiutarci sapete come fare. Tutti i link di Rincast, Telegram, Discord, eccetera, sono anche quelli nella bio Twitter di Rincast. Le email potete inviarle a rincast@gmail.com, per il prossimo episodio ne abbiamo già una, qualcuno si ricorda ancora ad usare le email. Ovviamente ci trovate su Twitter a twitter.com/Rincast, su Facebook, iTunes, sul web, ovunque, digitando Rincast saltiamo fuori noi. Ecco, questo è quanto e ci sentiamo al più presto con un episodio standard. Rincast.